Signore e signori, buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta dopo la bella rubrica di ieri dell'antiquariato. Riprendiamo il venerdì appunto con l'orologeria, con l'altorologeria. Ah, guarda che bel chroma key che è alle mie spalle, guarda che Explorer. Ecco un orologio che vedremo già tra un paio di minuti, perché chiaramente se avere un orologio come questo, nuovo scatole garanzia, il Polar, addirittura con tracce anche delle plastiche originali, che poi farò anche vedere, è giusto che l'immagine principale alle mie spalle sia proprio questo orologio della Rolex. Chiaramente Rolex, che non è l'unico che abbiamo, anzi, credo che per quanto riguarda Rolex, oggi possiamo anche arrivare a parlare, pensate, di un Daytona con la cassa oro bianco, con la ghiera ceramica. Possiamo anche parlare addirittura del Submariner, signori, con le plastiche originali, la referenza 16610. Possiamo parlare di due Datejust 36 mm molto diversi, perché addirittura due orologi da collezione di Datejust, l'Oyster Quartz e addirittura invece c'è un Datejust anche con referenza a quattro numeri. Poi chiaramente non parleremo soltanto di Rolex, anzi parleremo anche tanto di tutt'altro, perché abbiamo signori, abbiamo Breguet, abbiamo IWC, abbiamo Omega, abbiamo Breitling, abbiamo Tag Heuer, abbiamo Panerai, abbiamo Tudor, abbiamo veramente di tutto. Chiaramente aspetto sempre, magari anche da subito, le vostre richieste. Ecco, se magari c'è qualche signore che ha visto un bell'orologio l'altro ieri quando c'era la diretta e lo vuole rivedere in questo momento, ecco, non lo vuole confermare, lo vuole rivedere, mi può dire già qual è, così vediamo se è disponibile e cominciamo con l'orologio che magari può interessare al signore che mi sta seguendo. Altrimenti, come faccio sempre, io ho già preparato, signori, una nutrita collezione di orologi da presentare al volo, tutti molto importanti. Non ho messo nessun orologio che è una seconda scelta. Infatti, tra questi orologi che vedremo, c'è proprio, per esempio, l'Explorer 2 che è alle mie spalle. Gianfranco, a rispondere oggi alle vostre Buon chiamate. pomeriggio a te, Vito, e tutti gli amici a casa da parte di Gianfranco e il signor Gianni. Vedete come squillante la Un voce. bentornato al nostro amico signor Gianni. Ma un Ieri non c'era. bentornato no. Ieri abbiamo sentito la mancanza ieri. No, Come no? per niente. Anzi, solo un giorno che non lo vediamo. Gianfranco, voce troppo squillante. Hai avuto l'aumento per caso? Sì, ho Eh? vinto una trasmissione. Ah, vedi, ecco perché sei bello contento, pimpante, con il È chiaro. sorriso. Ah, ora lo capisco. Lo so, tu poi sei molto legato al fattore. No? Fattore verde. Al fattore verde. Va bene. Io sono pronto, signori. Ripeto, se avete una bella richiesta da farmi, tanto meglio. Vediamo subito l'orologio che vi piace. Vito, un saluto dal signor Giuseppe da Rimini e un Grazie, saluto signore. anche dalla signora Rosalinda da Palermo. Grazie, Giuseppe da Rimini e grazie a signora Rosalinda da Palermo. Molto gentili, grazie per i saluti arrivati attraverso il telefono e attraverso il canale social di Facebook. Dico bene? A posto. Rimini e Palermo. E che facciamo? Andiamo in vacanza? O a Rimini o a Palermo? Molto volentieri. Gianni, sei pronto per inquadrare il primo orologio? Perché vuoi iniziare alla grande oggi. Ecco, voglio iniziare con un orologio che non so per quale strano motivo è qui ancora disponibile. Vedi, oggi su questo orologio vorrei sentire qualcuno che mi chiama perché mi chiede il prezzo. Perché chi lo conosce il prezzo scontato di questo orologio e non l'ha confermato, magari non è interessato a Panerai, e ci sta, perché chiaramente poi Panerai è un orologio molto particolare, ha una vestibilità, come dire, molto diversa rispetto, che ne so, al Tudor che vedremo tra poco, o al Rolex o al Breitling. Però vi dico, signori, questo Panerai, che è un orologio nuovo che noi abbiamo, ed è addirittura anche edizione limitata, perché lo hanno fatto in soltanto 2000 esemplari al mondo, ha uno sconto di quasi il 30% su quello che è listino. Siccome so che chiaramente chi ama la Maison Panerai, magari qualcuno è anche andato nel negozio a chiedere di qualche orologio, del Radiomir, del Luminor o altri modelli, e magari uno sconto l'ha anche chiesto al commesso, giusto? Ecco, signori, vi hanno mai fatto uno sconto del 30% dalla Panerai? E vi hanno magari detto, ok, sconto 30 e anche pagamento rateale? Credo assolutamente di no. Pagamento rateale? No, non lo fa nessuna Maison.
Ma lo sconto, voglio dire, se magari conosci il proprietario del negozio, se magari hai acquistato da quell'orologio, da quel negozio tanti orologi, magari uno sconto te lo fanno anche, ma non del 30%, perché non guadagnerebbero niente altrimenti. Qui vi dico, sì, l'orologio, ripeto, è nuovo, è limited edition, e c'è praticamente quasi il 30% su quello che listino. Se vi interessa, un colpo di telefono allo 080-697-7150 per informarvi su quella che è la proposta che è possibile avere. Ok? Dal nuovo di Panerai passiamo al nuovo, sicuramente più conosciuto, di casa Tudor. Quello che Angelo chiama il Freccia Rossa, vero? Il Tudor Black Bay con la ghiera rosso bordeaux. Ecco, questo è sicuramente l'orologio che insieme a quello uguale con la ghiera blu ha fatto di Tudor negli ultimi anni, signore, una maison così importante. Anche se comunque la Tudor ha una politica propria che mantiene ancora dei prezzi di listino molto bassi. E dunque fa orologi belli di qualità, ma veramente con i prezzi per tutti. Qui, signori, l'orologio che noi abbiamo qui in video è appunto il Black Bay ghiera bordeaux, l'orologio che è subacqueo a 200 metri, che misura 41 mm. Signori, che è nuovo scatole garanzia, attenzione, e che qui è possibile pagare anche con una piccolissima rata mensile, o magari anche in modo diverso, perché per quanto riguarda i pagamenti c'è chiaramente Gianfranco, Emanuele e Gianni che vi danno tutte le spiegazioni. In questo momento è chiaro che tutti gli orologi che farò vedere adesso, tutti, sono 7, 8, sono tutti unici. Dunque non c'è da pensare, non ci sono alternative, perché se perdi per esempio questo orologio non è che c'è l'altro uguale in cassaforte, né tantomeno una volta confermato e venduto questo, non è che il giorno dopo ne arriva un altro, magari. Perché questo, guarda, l'orologio che ti dico, tra i tanti orologi che abbiamo, è proprio quello dove magari ne vorrei 4 o 5 uguali. E invece ce n'è soltanto uno. Ok? Dunque, se vi interessa, siccome lo considero anche forse il Tudor più facile di tutti, anche per il prezzo che ha, fatemi un colpo di telefono e portatevelo via. Confermatelo. Va bene? E questo è il Tudor. Al numero 3 invece, come orologio, andiamo invece a vedere, ecco signori, quello che credo sia l'orologio forse tra i 5 più famosi al mondo, l'Omega Speedmaster Moonwatch, l'orologio che è stato il primo ad andare sulla Luna e da allora, dal 69, ha mantenuto le caratteristiche praticamente inalterate, movimento meccanico a carica manuale 42 mm, signori. Io non so chi l'ha raccolto in questo momento, ma è chiaro, questo è l'orologio che interessa a tanti. Lo so, interessa a tantissimi di voi. È un orologio che, devo dire, ultimamente anche noi stiamo facendo fatica a trovare e a far vedere, a differenza magari di qualche anno fa. L'orologio è 2020 full set. Full set. È un orologio che ha una bellissima scatola, è fatto veramente molto molto bene. Ecco, vi dico signori, questo è un orologio che noi, io l'ultima volta che l'ho visto qui in presentazione è stato qualche mese fa, ma se non ricordo male in quell'occasione era corredato soltanto della scatola. Oggi ce l'ho full, non solo scatola e garanzia, attenzione, ce l'ho full set come se veramente fosse nuovo. Non costa un miliardo, lo dico magari ai signori che pensano che l'Omega Speedmaster Moonwatch, che questa versione neanche la fanno più, costi un miliardo, ok? Dunque vi invito a telefonare, a interessarvi chiaramente a quello che è il prezzo, a quello che è il pagamento rateale, e se interessati a lasciare i vostri dati, nome, cognome, città e telefono, chiaramente se non siete clienti, e dunque a bloccare l'orologio e a fermare il prezzo. Fallo vedere Gianni, perché è chiaro, è proprio l'orologio tra tutti quelli che farò vedere oggi che non ha bisogno di presentazioni, il Moonwatch, a differenza magari, che ne so, del Panerai, a differenza di un Cornu che metteremo tra un po'. Questo è chiaro, è l'orologio più facile tra quelli che ho. È come parlare di un Dayjust, è come parlare del Pasha, come parlare del Navitimer. Ecco, gli orologi che hanno fatto la storia dell'orologeria. Vito, scusami, un saluto dall'amico Stefano. Grazie carissimo, grazie Stefano. Va bene? Moonwatch. Dal Moonwatch, eccolo qui. L'orologio che si è visto alle mie spalle quando abbiamo aperto la rubrica. L'Explorer 2 Polar, signori, nuovo scatole garanzia.
Ecco, vi dico, è un orologio che era arrivato qui in presentazione 3 giorni fa, ok? Poi ieri mi fa antiquariato e chiaramente non l'abbiamo potuto presentare. Però vi dico, se magari vi manca in collezione, ok? Siccome siamo a inizio anno e chiaramente sì, i Rolex diversi hanno già avuto il loro aumento, ok? Ma vedrete che tra poco, signori, tutti i Rolex aumenteranno ancora, tutti. Vi dico, questo è un orologio, ripeto, nuovo, che non costa ancora 1 miliardo. È un orologio che puoi ancora comprare, puoi pagare benissimo, anche se vuoi, a rate in 5 anni, pensa un po', pagare un Rolex nuovo tipo questo in 5 anni, o in 1 anno, in 2 anni, questo lo decidilo tu. Però in questo momento vi dico, signori, chiamatemi, non aspettate. Dimmi Gianfranco, cosa posso fare? Un saluto dall'amico Vicenza. Da Roma? Esatto. Grazie. E poi dovessi ripresentare il Tudor. Sì, fallo vedere il Tudor intanto. Grazie. Fai vedere l'orologio di Tudor, l'orologio nuovo. L'orologio nuovo, il Black Bay nuovo, quello con la ghiera rosso bordeaux. Orologio che hanno fatto anche con la ghiera blu e con la ghiera nera uguale. Le dico, amico mio, è un orologio che ha un prezzo invidiabile, perché io gli orologi nuovi oggi ne farò vedere diversi, tipo il Panerai, tipo il Rolex, tipo Canzi e altri, ma sicuramente nel rapporto qualità-prezzo, se si vuole appunto un orologio nuovo, questo è proprio quello da prendere. Non so se lei ha chiesto, a parte il prezzo, anche il pagamento rateale, che è veramente molto piccolo su questo orologio, che può decidere lei, giusto? Dando, se vuole, un acconto, il resto finanziabile, insomma decida lei quello che è il pagamento, mi richiami per la conferma, lasci i suoi dati, lo metta via, poi magari se ha un ripensamento è chiaro che mi può richiamare quando vuole, stasera, domani, e dire guarda ci ho ripensato, ok? È bellissimo. Vai Gianni, torniamo a vedere l'Explorer 2 Polar nuovo, eccolo qui, e accanto invece lasciamo gli orologi sportivi di poc'anzi e vediamo invece un orologio elegante, un orologio molto elegante, questo IWC che addirittura è calendario perpetuale, questo bellissimo orologio con la cassa carré in oro giallo, non laminata, in oro giallo 18 carati, con tutto originale, il suo cinturino in pelle originale, chiaramente l'ardiglione in oro giallo IWC, la garanzia anche originale IWC, e poi aggiungiamo 24 mesi di garanzia sul perfetto funzionamento. Questo è un orologio dove credo che se all'ascolto c'è un signore che ama gli orologi importanti, eleganti, ma soprattutto con le grandi complicazioni, visto che parliamo di calendario perpetuale, vi dico signori, è un orologio che ha un prezzaccio anche, un prezzaccio che si è fatto a dicembre, giusto? Molto molto bello e soprattutto perfetto. Dall'IWC passiamo invece a vedere, ecco, un orologio, signori, sul quale, devo dire, non mi trovate d'accordo, nel senso che avete confermato anche negli ultimi giorni orologi molto più costosi, che però credo che rispetto a questo Jaeger LeCoultre, qua parliamo del Master Compressor Dualmatic, signori, l'orologio che legge il secondo fuso orario, che legge le 24 ore, un orologio bellissimo, un orologio molto sportivo, un orologio, ecco, anche questo, completo veramente di tutto, e senza arrivare a spendere miliardi, un orologio importante da mettere al polso. Misura la cassa 43 mm, se non ricordo male. Ricordo malissimo, 41 e mezzo. Guarda, mi trae in inganno il fatto che quei pulsanti molto grandi fanno sembrare la cassa effettivamente più grande. No, è 41,5. Il Master Compressor Dualmatic. Ok? Poi da questo, eccolo qui, signori. Il lingotto d'oro. Un orologio che, sul quale vi dico, lo stiamo dicendo già da un po', state pagando soltanto il metallo, state pagando soltanto l'oro rosa 18 carati, non state pagando assolutamente né l'orologio, il corum, né tantomeno la complicazione che ha questo orologio, il fatto che legge l'alta e bassa marea. Un orologio che complessivamente pesa 268 grammi, chiaramente prevalentemente è oro, signori, perché le maglie sono appunto tutte in oro, sono maglie piene, la cassa è in oro massiccio, guarda un po' che spessore. Ecco, su questo orologio io so che ogni tanto arriva la telefonata, però vedete, non siamo gli unici a venderlo, perché questo è un orologio che se volete comprare altrove,
Lo trovate, ma ci vogliono 28.000 euro. Noi lo stiamo dando a meno della metà di questa cifra. Meno della metà. Ecco perché ho detto, state pagando soltanto il metallo, soltanto l'oro. Ok? E poi dal quorum arriviamo addirittura, signore, a parlare, a far vedere. Questo è un gioiello, questo è uno degli orologi più importanti, secondo me, che questa azienda ha avuto tra l'anno scorso e quest'anno che è appena iniziato. Bellissimo, Audemars Piguet Royal Oak Offshore Gommino. Questo è un orologio, chiaramente, vi dico, signori, se potete, se avete già chiaramente orologi importanti, se lo stavate cercando questo orologio e non riuscite a reperirlo qui, l'avete trovato ed è anche pronta consegna. Perché se me lo confermi adesso, ti arriva forse martedì. Martedì ce l'hai già al tuo polso. Vediamo un po' meglio il quadrante. Un saluto dalla signora Nicoletta. Grazie Nicoletta. Bellissimo. Con lunetta in ceramica, il gommino. Bellissimo. Cinturino in caucciù, grande, grande orologio. Gianni, con calma andiamo a rivedere tutto per bene. Sono tutti importanti, signori. È chiaro, c'è l'orologio per tutte le tasche. Dal Tudor, che è sicuramente quello che costa meno, sul quale mi aspetto anche la conferma immediata. L'amico ha richiamato? Sul Tudor? Grazie, dunque è disponibile, giusto? Dunque lo facciamo rivedere adesso per qualche altro signore, fino ad arrivare appunto, signori, all'Audemars Piguet, che chiaramente tra questi è quello che costa di più. Qui vi dico, sì, in questo momento chiamate e chiedete. Dovrei aggiungere chiamate, chiedete e bloccate l'orologio. Ecco, per esempio, questo Omega. Gianni, mi mostri insieme l'Omega e il Tudor. Sono 2, 4, 6... Signori, io ho cominciato questa rubrica con 8 orologi molto diversi. Però sicuramente i più facili di tutti sono questi due. Perché posso capire il Panerai. Ha uno sconto molto importante di quasi il 30%, però è un orologio che magari a qualcuno potrebbe non piacere. Questi due no. Questi due, signori, sono i primi orologi che secondo me devono lasciarci. Il Tudor nuovo, il Black Bay con la ghiera Bordeaux e addirittura il Moonwatch, che è la referenza che neanche fanno più, che poi ha una scatola stupenda questo orologio. Chiaramente poi la scatola passa in secondo piano, alla fine quel che conta è l'orologio stesso. Dove vi dico, signori, se vi interessa o uno o l'altro, non c'è né da pensare né da discutere, puoi discutere dei pagamenti, quello sì. Trovare un accordo per quanto riguarda l'eventuale pagamento che deve essere, come dire, più vicino alle tue esigenze o possibilità. Ma in questo momento su questi due orologi mi piacerebbe sentire qualcuno che vuole l'orologio al polso, o il Tudor o l'Omega Moonwatch. Falli vedere senza di me. E poi c'è il Panerai. Il primo orologio visto è stato appunto il Panerai Radiomir, nuovo scatole garanzia, dove qui l'orologio misura 45 mm, come si legge sotto, è a carica automatica, con il quadrante sandwich e i piccoli secondi. E addirittura parliamo di una edizione limitata, in 2000 esemplari mondo, nuovo, signori, con questo grande, grande sconto che stiamo facendo. Grande, grande sconto su quello che è listino. Vai Gianni. Continua a farli vedere perché devono arrivare le telefonate. Sai, posso capire, avessi mostrato qui adesso all'inizio, che ne so, sei Lecoutre, magari a nessuno piace la Maison Lecoutre, a nessuno piace il Reverso, a nessuno piace il Master Compresso o altri modelli della Lecoutre, ci sta. Ma quando hai Panerai, Tudor, Rolex, IWC, Lecoutre, il Quorum tutto d'oro, addirittura, signori, quello di Audemars Piguet Royal Oak Offshore, voglio dire, c'è il pagamento rateale che vi viene incontro su qualsiasi orologio, compreso l'Audemars Piguet, perché il pagamento rateale, sapete, è ormai più di un anno che è arrivato a 30.000 euro, da 500 a 30.000. Ecco, per esempio, questo Rolex lo potresti pagare a rate, un Rolex nuovo, l'Explorer 2 Polar. L'IWC 900, l'IWC con il calendario perpetuale. Eccolo qui, il Lecoutre Master Compressor Dual Matic. E poi il lingotto d'oro, il Quorum, l'Admiral's Cup Tides, bellissimo. Bel quadrante blu,
Questo è un grande orologio. Vedi, qualcuno se lo perderà questo orologio, perché sono... Siete veramente in tanti che avete chiamato in questi giorni da quando è arrivato. Qualcuno si perderà questo orologio e dovremo per forza dire, purtroppo, ahimè, è stato venduto e non possiamo averne un altro, consiglieremo di comprarlo da un'altra parte dove costa 28. Chiudiamo vedendo il Royal Oak, il Royal Oak Offshore. Bene, io con calma adesso li vado a togliere tutti questi orologi. Ripeto, signori, se volete avere un'informazione, che sia il prezzo, che sia il pagamento rateale, che siano le caratteristiche magari, o se volete vedere meglio la chiusura, il fondello, uno di questi orologi, basta chiamare. Gianni, vedete, signori, io ringrazio chiaramente sempre chi chiama, anche per i saluti, Però vi dico, quando c'è l'interesse su un orologio, anziché dire a Gianfranco, ok, mi lasci pensare, tu bloccalo adesso. Se poi magari tra un'ora, un'ora e mezza, due ore, hai un ripensamento, è chiaro, noi sempre qua. E anche quando chiudiamo una rubrica alle 20, è possibile chiamarci anche dopo, perché come cominciano le repliche, chiamarci dopo e dire, guardi, io ho chiamato nel pomeriggio per esempio lo Audemars Piguet, non sono più interessato. E l'orologio domani, è chiaro, lo faremo rivedere, va bene? Questo vuol dire pensarci con l'orologio che è opzionato per te. Oppure mi dici, guarda, per me lo Audemars Piguet è bellissimo, però per me costa troppo, cos'hai come bello orologio da spendere questa cifra? E mi dici il tuo budget e vediamo quello che abbiamo. Poi magari può essere che tra orologi che ti presento non ce n'è manco uno che ti piace, ci abbiamo provato almeno, va bene? Rivediamo Gianni lo Audemars Piguet? Senza di me, per favore. Ok? Molto bene. Allora, Gianfranco, se c'è un orologio da rivedere, me lo dici, che lo rimetto subito qua. Confermato il Lecoultre. Grazie. Grazie e complimenti. Non so a chi devo fare i complimenti. Non so a chi devo fare i complimenti. A un signore sicuramente, come si chiama, amico? Una signora. Una signora? La signora Daniela. Daniela, grazie. Grazie e tanti complimenti, signora. Bellissimo quell'orologio. Facciamo una cosa, visto che il Lecoultre è stato confermato, io faccio vedere un altro Jaeger Lecoultre. Un altro Jaeger Lecoultre. Ecco, un qualcosa che sicuramente, signori... No, Gianni, Emanuele. Emanuele. Sicuramente, signori, lo so, non lo posso più girare. Vieni qua. No. Ah, sì, perché conosce il quadrante nero, hai ragione. Vieni. Signori, eccolo forse lo Jaeger Lecoultre più conosciuto, il reverso. Solo che questo è lo Jaeger Lecoultre reverso dual time. Infatti mi ha tratto in inganno il fatto che hanno messo il quadrante, quello che è dietro, quello che ti permette di leggere il secondo fuso orario, il quadrante nero, perché sapete, nasce con il quadrante chiaro. Ok, l'orologio, signore, è nuovo, scatole garanzia. Viene chiamato appunto il Travel Time. Ed è un bellissimo orologio. Io amo il reverso, signore. È uno degli orologi, secondo me, più belli al mondo. E anzi, secondo me, è l'orologio più elegante al mondo. Quando poi lo trovi addirittura nuovo, trovi il Dual Time, il Double Face, con lo sconto, e vi dico, signori, questo è un orologio che, vedi, così come il Panerai, ma mentre il Panerai mi sembra strano che sia disponibile perché ha uno sconto di 3.000 euro, qui vi dico, signori, anche se comunque anche questo orologio è scontato da listino, mi sembra strano a priori che sia proprio ancora disponibile il reverso nuovo. È un orologio stupendo, è un orologio che, vedete, è da bloccare, signori. E da indossare per vedere quanto è elegante, ma vedi, è sicuramente un orologio che tutti conoscono. L'orologio che nasce, se non ricordo male, negli anni 30, poi chiaramente l'hanno fatto, signori, in mille versioni, però questo, il Double Face, cioè l'orologio che ha due quadranti, è a mio avviso una delle più belle. La proposta è di 8.400 euro. È stupendo. Costa 9.400 di listino. Facciamo uno sconto di 1.000 euro su quello che è listino, 8.400, che puoi pagare come vuoi.
È bello, eh? Questo è il quadrante. Hai per caso l'immagine doppia? Quando ce l'hai me lo dici, così lo faccio rivedere. Intanto facciamo il fermo. 8004. Ora Gianni, voglio togliermi subito il pensiero. Siccome vi ho fatto vedere prima l'Explorer 2, quello nuovo, io dirò Rolex, signori, ne ho un altro, sempre con il quadrante bianco, che devo dire ha anche il prezzo. Vedete, su Rolex è chiaro che i Rolex li vediamo aumentare. Ecco, in questo periodo quasi di giorno in giorno aumentano. Questo vi dico, è un orologio, signori, che neanche l'anno scorso costava così poco. E qualcuno forse lo ricorda anche, perché l'abbiamo anche avuto, abbiamo venduto a prezzo diverso, ok? Io oggi posso accontentare un signore che ama il Datejust 2, che vuole appunto la misura grande del Datejust, il 41 mm con la ghiera oro bianco, che lo vuole chiaramente, lo dico signori, perfetto, ok? Con scatole garanzia Rolex, perché non è che facciamo un gioco delle tre carte, che ne so, gli manca la garanzia, mi sto zitto, no, no, è scatole garanzia Rolex, l'orologio è perfetto, è chiaramente garantito per 2 anni, non per 1 anno, per 2 anni su perfetto funzionamento, ok? Solo che vi dico, signori, ha un prezzaccio questo Datejust 2. E posso, vedi, su questo orologio accontentare soltanto uno di voi, perché, vedi, questo per esempio è un orologio che sarà sicuramente venduto, confermato, e noi ne compreremo degli altri Datejust 2. Poi magari saranno con il quadrante nero, saranno con il quadrante bianco, questo non lo so, ma alla fine è lo stesso. Signori, scusami Gianni, vi dico di essere rapidi su questo orologio perché a 10.650 è sicuramente l'ultima volta che puoi comprare il Datejust 2 con la ghiera oro bianco, attenzione, non con lunetta liscia che chiaramente vale meno, con la ghiera oro bianco 10.650 e pagarlo anche, credo, con circa 190-195 euro mensili, se volete. Perché per i pagamenti rateali non fate fede a quello che dico io, perché dico sempre la rata nel massimo del tempo. Per i pagamenti chiedete ai miei colleghi, perché facciamo anche pagamenti diversi e personalizzati. Rivediamolo Gianni, il Datejust 2. Abbiamo detto 10.650. Io faccio anche vedere a questo punto l'Explorer 2. Eccolo qui. L'Explorer 2 nuovo. Prima ho detto, ci sono addirittura ancora delle tracce delle plastiche originali, vedete? Il Polar nuovo. Credo che sia la prima volta, o prima o seconda volta, che questo orologio lo abbiamo proprio nuovo, scatole garanzia. Forse nuovo è la prima volta. Secondo polso l'anno scorso l'abbiamo anche avuto. Credo anche con il quadrante nero, forse. Non mi ricordo, comunque ricordo che l'anno scorso abbiamo già avuto, ma mai nuovo. Oggi ce l'hai nuovo, scatole garanzia. Chiedo scusa, li faccio vedere a questo punto insieme. 14.150 l'Explorer 2 Polar, signori 10.650 il Datejust 2 41 mm. Ambo? Questo? Signori, se non vi rispondono, un attimo di pazienza perché il mio collega, anzi i miei colleghi sono tutti e due al telefono. Come? Gianfranco? No. Io lo sto girando, rigirando, per far mostrare all'amico che l'orologio non ha un segno. Poi ci sono le plastiche, magari non si vede bene il fondello, ma le dico amico mio, non se lo perda perché a questo prezzo un Datejust 2 non lo troverà mai più, forse neanche con lunetta liscia. Figuriamoci con la ghiera oro bianco, 10.650 euro. Ok, non voglio insistere, se l'amico vuole ti richiama. L'alternativa era invece l'Explorer 2 freccione a 14.150 euro. Vito? Sì. Dovremmo rivedere il Moonwatch. Subito. Sì. Eccolo qua Gianfranco.
Eccolo qua, è bellissimo. Vabbè, chiaramente il Moonwatch, non devo tessere le lodi al Moonwatch, che l'orologio, ripeto, è tra i 5 orologi più famosi al mondo. Più famosi al mondo. Full set, così come ho detto prima, completo veramente di tutto. E il corredo qui è stupendo su questo orologio. Ma si vedono bene però. Sì, sì, ma se questo è confermato, giusto? Ecco perché l'ho già tolto. Il Moonwatch. Ah, non è confermato? E allora lo rimetto sull'espositore. Qual è l'orologio, Gianni? Che lo faccio rivedere? Dovremmo anche questo. Rivedere il Tudor. Quante maglie ha quell'orologio? Le ha tutte. Il polso dell'amico, quant'è, Gianni? È robusto, ma non è attaccato. Ma no, a 19 ci arriva sicuramente. Allora, Vito, no, questo? No, non questo. È il Coru. Sì, sì, sì. Passi lunghi. Un saluto dal nostro amico Gianfranco. Grazie Gianfranco, gentilissimo. Li vediamo insieme. I due orologi che prima ho definito i più facili tra quelli che ho fatto vedere. Orologi anche 200 euro, 300 euro. Però qui siamo ad altri livelli. Il Moonwatch e il Tudor Black Bay lunetta Bordeaux nuovo. Grazie signor Gianni. Era il Corum, vero Gianni? Amico mio, io come ho detto prima, questo è un orologio che non abbiamo soltanto noi. E se lo sto dicendo è perché prima l'abbiamo visto. Ce ne sono altri due in vendita su internet. Uno credo che sia quadrante bianco e l'altro quadrante blu. Che però costano 1,28 e 1,30. Qui l'orologio, le dico, non è che gli mancano le maglie, non è che è rovinato, non è che è questo, è il Corum tutto in oro rosa 18 carati. L'Admiral's Cup Tides, 44 mm, come ho detto dall'inizio, su questo orologio si sta pagando il metallo, perché qua parliamo di un orologio di peso, che complessivamente pesa 268 grammi, però prevalentemente oro, signori. Solo questa Deployant, per esempio, chissà quanto pesa. Solo questa. Le maglie sono piene, questa è la Carrure. Si può pagare anche a rate, pensa un po'. Un orologio come questo, dove praticamente paghi il metallo, vi diamo la possibilità di pagarlo anche in 5 anni, in 2 anni e mezzo, in 3 anni, metà e metà, decidi tu. Decidi tu. L'Admiral's Cup Tides. Signori, 268 grammi, mettiamo che c'è anche il peso della macchina, 2,40, voglio essere buono, 2,40, può costare 13.500, 240 grammi di oro, ok, non lavorato, perché questo è lavorato, oro liscio, oro il, come si chiama, il lingotto, l'oro grezzo, quello va a 50 euro al grammo adesso, ma che mi sembra che sia aumentato. Ecco, quanto hai messo? Fossero 200 grammi, ok? A 55 euro al grammo sono 11.000 euro soltanto di oro, di metallo. Io non vendo il metallo, signori, io vendo l'orologio. E a 13.500 è un regalo. Vedi, ogni volta che faccio vedere questo orologio, so sempre che la chiamata deve arrivare di qualche amico che magari non l'ha visto presentare l'altro ieri o tre giorni fa. Ma dico a quei signori che chiamano, ma è possibile comprare un orologio come questo, tutto in oro, di questo peso, a 13,5, quando, ripeto, lo puoi trovare uguale, uguale, si vende, a 28, 13,5, poi, cioè, ma io non so adesso la titubanza dell'amico qual era, se per i pagamenti, non lo so, ma le dico amico mio,
non è l'orologio più costoso che ho. Io ho un orologio qui, che farò vedere più tardi, costa 50.000 euro. E, come dire, si sperisce questo, si sperisce quello, si sperisce quello a 100 euro, uguale. Non è il primo orologio sicuramente che andiamo a vendere con la spedizione. Non è il più costoso sicuramente. Abbiamo venduto Rolex da 20, 25, 30.000 allo stesso modo. Ogni giorno facciamo le spedizioni di orologi anche più costosi. Poi è chiaro, quando l'orologio lo riceve a casa, non dovesse piacere, le 14 giorni per ripensarci. Non un giorno, 14. Per portarlo al suo orologiaio, per vedere il suo polso, magari come sta. Perché magari dopo 4-5 giorni, diciamo, sai che pesa troppo, io non ce la faccio a portarlo. Chiaramente chi conferma questo orologio, sicuramente magari altri orologi così pesanti. Fallo vedere ancora Gianni e poi andiamo avanti. 13.500. Abbiamo visto, rivisto, possiamo fare il fermo e metterlo via. Sì. Torna al mittente. Lo so. Ma mandagli quelli. Con chi? E io ho fatto gli orologi, questo l'ho fatto vedere per il signore che ha chiesto l'informazione. Dunque, non... Perché voleva... Non ce la facciamo. E quello voleva, dunque non ci penso neanche insisto. Invece faccio vedere il reverso. Invece faccio rivedere il reverso. Ah, sempre al contrario, hai ragione. Eccolo qua. Il reverso nuovo scatole garanzia, il dual time double face, 8.400 euro. Ok, allora questo l'abbiamo rivisto perché l'ho mostrato prima, dimmi. Stamattina. Che cosa? Ah, hai fatto l'abbonamento? Venerdì. 8 e 4. Oppure Gianni, guarda, sempre col cinturino in pelle, l'altro orologio elegante che abbiamo da presentare è questo. È l'IVC calendario perpetuale con la cassa questa volta in oro giallo. In oro giallo 18 carati. Vedi che è un orologio estremamente elegante, non soltanto perché ha la cassa oro, ma perché ha anche la cassa di forma. Poi parliamo di una complicazione, signori, importantissima. Calendario perpetuale. IVC. 5.600 euro. 5.600, questo è stupendo. Vedi, tra questo e il reverso è una gara dura. 8.400 il reverso, 5.600 l'IVC con la cassa in oro giallo. Cosa? Che cosa? Quello con il dentista? Vabbè. Allora. Senti, io non so se te ne sei accorto, oggi ho cambiato il passaporto. Sì, solo dal Bulgari me ne sono accorto. Del Bulgari me ne sono accorto. Di questo. Questo è confermato? Questo? È confermato. No. E questo? Signori, chiedo scusa. Io non so come si chiama l'amico che ha voluto rivedere il Tudor, il Black Bay, questo in visione. Però è chiaro, fino a quando non sento la parola confermato, io l'orologio lo devo far vedere. Per chiunque sia interessato appunto alla conferma. Non possiamo lasciare prelazioni, non possiamo lasciare l'orologio in sospeso qui per un'ora, un'ora e mezza, perché se poi non mi richiami, è chiaro, ho perso un'ora e mezza, quando questo orologio magari, vedi, è un pezzo molto facile, posso accontentare un altro signore, guarda come si vede qui adesso, così bene. Subacqua 200 metri, carica automatica, signori, il Black Bay 41 mm, l'orologio
più facile tra quelli che ho fatto vedere finora, un orologio di grandissima qualità, un orologio che come testimonial VIP molto importanti, un orologio che ha fatto di casa Tudor negli ultimi 2 anni, la maison che adesso, signori, una maison che stravende i suoi orologi perché fa orologi di qualità, mantenendo ancora dei prezzi veramente per tutti, per chiunque volesse appunto un orologio bello importante. Signori, è chiaro, su questo orologio posso ricevere una sola chiamata, ripeto, magari ad averne 4-5 uguali, perché è l'orologio che da quando abbiamo iniziato a proporre Tudor, da giugno dell'anno scorso, ecco, solo di questi modelli se ne sono venduti 4-5. Poi era qualche mese che mancava questo modello, ce l'avete chiesto diverse volte, purtroppo non c'era né a novembre né a dicembre, è capitato inedito, nuovo, adesso, signori, una sola chiamata, 3.710 euro. Puoi fare vedere? Sì, per la signora? Per il signor Davide, subito. 3.710. Gianfranco, intanto mi dici la rata del Tudor, così prendo l'orologio per il signor Davide. 70? 7? Pagabile con 77 euro mensili. Lo dico ai signori che hanno chiamato, che hanno lasciato un ci penso così. Se siete interessati, signori, a un orologio come questo, non perdetevelo, perché gli orologi importanti io ne ho, in alternativa al Tudor, ma chiaramente avete visto, hanno tutti proposte molto, molto diverse. Dunque, se vi piace questo orologio, e credo sia un orologio che piace veramente a tanti, anche perché ricorda un po' il Submariner vagamente, ma lo ricorda, solo che oggi per un Submariner, sapete, ci vogliono i 15-18 a salire, a 3.710, questo è un orologio veramente per tutti. Intanto, per il signor Davide, le mostro subito lo Jaeger LeCoultre, perché è un orologio bellissimo, bellissimo. Il Master Compressor è un orologio che noi in tanti anni poi è la prima volta che mostriamo. Abbiamo avuto diversi reverso per quanto riguarda la Maison LeCoultre, abbiamo avuto orologi più ricomplicati anche, però un orologio di questa qualità, di questa fattezza, di Jaeger LeCoultre mai. Poi le dico, amico mio, l'orologio, se tocco le plastiche, è perfetto come se fosse nuovo. È perfetto come se fosse nuovo. È un orologio che addirittura, ripeto, ha delle belle complicazioni come il secondo fuso orario, come le 24 ore, un orologio full set anche. Non è solo scatole garanzia, è full set. Le faccio vedere un attimo la bella chiusura con il logo della Jaeger LeCoultre e le maglie, quindi anche le maglie in acciaio sono molto particolari, satinate e lucide. L'orologio misura 41,5 ed è veramente un grande, grande orologio. Complimenti Davide, grazie. Il Tudor lo metto via, non voglio insistere perché a 3.710, signori, se insisto sul Tudor, ho l'orologio da 50.000 euro, non devo assolutamente insistere. Lo posso far rivedere ancora una volta, magari lasciare qui. Lasciare qui, se vi interessa, mi chiamate. 3.710 euro. Tanti complimenti, un saluto dall'amico Maurizio. Grazie Maurizio, grazie carissimo. No, invece non ho sentito niente e pensavo che, ti dico la verità Gianni, quando c'è stato quel momento in cui squillavano tutte le linee, pensavo che qualcuno fosse interessato al Dayjazz 2, al Dayjazz 2 41 mm, perché non si vedrà mai più, signori, un orologio come questo a 10.650. 10.650, dunque questo lo lascio qui perché l'abbiamo visto prima. E invece vedi un altro di quegli orologi che appunto come il Tudor, come per esempio il Reverso, sono stranamente ancora disponibili, è proprio il Panerai, è proprio il Radiomir Panerai, questo bellissimo orologio a carica automatica edizione limitata, con questo grande, grande sconto su quello che è listino. Un orologio, signori, che ha praticamente uno sconto di quasi il 30%, che su un Panerai provate a chiedere in negozio se vi fanno appunto uno sconto del 30%. Misura 45 mm, lo giro un attimo perché dietro posso far vedere appunto che l'orologio è nuovo ancora con il codice a barre, il fondello a vista, e qui troviamo appunto l'edizione limitata, la tiratura, soltanto 2.000 esemplari realizzati al mondo.
6.990 euro. Come se fosse un panerai usato. 6.990. Ti dico che tra questo e il reverso è una gara dura, tra quale dei due mi sembra stranissimo che sia disponibile. Perché vedi il Tudor, quello sicuramente verrà confermato, ma questi due signori, orologi così diversi. 8.400 il reverso dual time, 6.990 invece per il Panerai. Vito, scusami, è ancora disponibile il Maserati con il quadrante blu per il signor Silvio? Credo di sì. Possiamo vedere? Ho detto credo, sto controllando, sì. Sì. Silvio, sono due in realtà quelli che ho come Maserati con il quadrante blu. Ora non so lei quale ha visto. Glieli faccio vedere entrambi. Il primo è questo. No, è Gianni. Il primo è questo. Misura 43 mm, è subacqueo a 100 metri, è particolare con la ghiera zigrinata. Le mostro anche chiaramente il bracciale e la chiusura. Le dico già che sono due orologi, come forse lei sa, che sono scontati, che stiamo scontando perché stiamo finendo queste disponibilità. Se le piace questo qui, la proposta scontata è di 190 euro, se le piace questo. Altrimenti ho un'alternativa, sempre con il quadrante blu, sempre di Maserati. Eccolo qui, che invece è un solo tempo con questa volta la lunetta sfaccettata e con il quadrante che sembra quasi anido d'ape. Questo è anche il datario. L'orologio in visione misura 42 mm, al netto dello sconto, se preferisce questo, 215 euro. Va bene? Li vediamo insieme per il signor Silvio. 190 il crono. 215 euro invece per il solo tempo. Vi faccio sapere perché sono gli ultimi anche di questi modelli. Buonasera. 2005. Vito, scusami, per il signor Pippo dovresti presentare il Bubble di Colm. Subito, Pippo. Sì. Pippo, sicuramente se mi sta chiedendo questo orologio, me l'ha già visto presentare, ha visto quanta enfasi ci metto ogni volta che ce l'ho tra le mani. Perché le dico, lei ho sentito che ha chiesto l'anno di produzione di questo orologio, che appunto è il 2005, che è l'unico anno che hanno fatto questi soltanto 88, non 888, 88 esemplari al mondo, e appunto il Bubble Game. L'orologio, come forse lei ha già sentito dire da me o da Angelo, l'abbiamo trovato, abbiamo comprato NOS, vuol dire mai messo al polso, mai indossato. Questo è il cinturino che è in caucciù con il logo, con la chiave di Corum. Questa è la chiusura, l'ardiglione sempre con il logo della Corum. Qui dietro, da qualche parte, c'è anche la tiratura e se non ricordo male, questo è il numero 67 su appunto 88. Pippo, la proposta la dovrei gridare ed è soltanto 2.990 euro. Soltanto. Perché, ripeto, noi di Bubble ogni tanto qualcosa è anche capitato e anche delle edizioni limitate o speciali, ma mai fatto un prezzo così basso. Pippo, mi richiami? Lo blocca, decide se vuole anche adesso o domani, quando poi il collega la richiamerà, quello che potrebbe essere il pagamento su questo orologio, che può anche essere appunto un pagamento rateale. 2.990. Bellissima la scatola anche di questo orologio. Grazie Gianni.
Vito, scusami, dovessi presentare il Date Just. Sì, allora, ho detto che ne avevo due. Li faccio vedere tutti e due o uno dei due, Gianfranco? L'amico ne ha visto uno in particolar modo, perché io ne ho due, i Date Just. Io ne ho due, dunque li faccio vedere entrambi. Qua aspetto il signor Pippo, Gianfranco, che non so se è un nostro cliente, guarda, spero di sì. Così senza dubbi, senza titubanze, ti blocca il quorum bubble, perché è un orologio veramente bello. Pippo, mi chiami. Per quanto riguarda i Date Just invece, ho detto ne avevo due, glieli mostro entrambi. Il primo è questo. Il primo è un orologio che non io, signori, ma gli esperti, e addirittura Wikipedia, definisce orologio da collezione. Il Date Just Oyster Quartz. Realizzato, pensa, anche nell'ultimo anno di produzione. Infatti, vedi, per esempio, su Wikipedia c'è la figura di questo orologio con gli indici a barre. Io ho quello con i numeri romani in oro bianco e con la ghiera che è zigrinata in oro bianco. L'orologio, penso che si vede, sembra nuovissimo. È scatole garanzia Rolex, chiaramente parliamo del 36 mm, a 7.950 euro. Però di Date Just io ho anche un'alternativa molto rara, in quanto parliamo di un Date Just con la referenza addirittura a 4 numeri. Un orologio che vi dico, signori, se dovete comprare, dovete prendere in condizioni che devono essere in buono stato, altrimenti non compratelo. L'orologio è garantito per 2 anni, perché ha avuto i 7 controlli di qualità, e dunque vi diamo i 2 anni di garanzia. Abbiamo il bracciale, che è un bracciale Jubilee, giusto? Anche questo chiaramente 36 mm con gli indici a barre. Scatola originale Rolex e appunto 2 anni di garanzia. La proposta è di 5.250 euro. Li vediamo insieme? 7.950 l'Oyster Quartz, 5.250 per il Date Just invece. Un caro saluto e tanti referenza. Complimenti dalla signora Camilla. Grazie Camilla, referenza a 4 numeri. Grazie, grazie. Rivediamo ancora per il signor Silvio i due Maserati. Eccoli qua, il solo tempo e il crono. Il solo tempo abbiamo detto 215 euro, il crono 190. È confermato il crono? Il crono, grazie Silvio. Dunque quello di destra. Ne ho ancora qualcuno, credo. Sì, ah ok. Infatti, ne ho ancora qualcuno. Lo vediamo da solo? Non mi ricordo. 190 euro. Va bene, lo lascio qui. Quale, Gianfranco? Sì, ce l'ho qua, adesso è velocemente, senza... no, i Date Just, scusami Gianfranco, abbiamo notizie per i Date Just? Ecco, l'amico mi fa sapere qualcosa, altrimenti... Il signore che ha chiesto i Date Just, come si chiama? Conosci il nome? No? Mi fa sapere qualcosa, amico mio, se ha visto i Date Just, se le piacciono o non le piacciono, giusto per sapere se almeno li ha visti. Perché sono molto diversi anche l'Oyster Quartz, un orologio molto particolare, dal Date Just invece, quello come alternativa con referenza a 4 numeri. Aspetto che lei mi chiami per farmi sapere qualcosa. Intanto ti faccio rivedere comunque. Qua ho l'Oyster Quartz, abbiamo detto 7.950, in alternativa, dov'è? L'altro. Vito, scusami, è confermato un altro Maserati e un caro saluto dall'amico Silvano e la signora Candida. Grazie carissimi, grazie Candida e grazie Silvano, gentilissimi. E questo è l'altro, e questo è il Date Just referenza a 4 cifre, signori. Vedi, questo è un orologio chiaramente dove non devo dire io che è un orologio da collezione. Referenza a 4 numeri. Bracciale Jubilee, abbiamo detto 24 mesi di garanzia. Sul perfetto funzionamento, garanzia che eventualmente poi è anche rinnovabile, 5.250. Non l'ho capito, Gianfranco? Sì. 7.950.
Ancora il bollino verde anche, pensa un po'. Fallo vedere, signor Gianni. Ah, ancora? Fallo vedere, Gianfranco, al signore che è in linea. Ha ancora il bollino verde con lo suo originale sul fondello dove mettevano appunto la referenza. Vedi? 7.950 euro. È perfettissimo, oltre che essere anche con scatto di garanzia. Quell'orologio che ti chiedeva l'amico Gianni, dove ha indicato la proposta? L'ultimo orologio che ti ha chiesto questo signore. Confermato. Grazie. Il Tudor? Ma no, il Tudor non lo faccio più rivedere, a 3710 non lo faccio vedere adesso. Se l'amico vuole, chiaramente mi può chiamare e metterlo via. Invece l'altro orologio, vedi, sul quale ora non so se c'è un accordo telefonico con qualcuno, con qualche signore, però io finora la conferma non l'ho sentita. Dunque, lo sto facendo ancora rivedere. E l'orologio, lo ripeto, è full set. Questo moonwatch è full set, signore. Magari se non viene confermato adesso, magari verso la fine, se ho ancora un po' di tempo, farò vedere anche tutto il corredo originale che ha, che è una cosa veramente bella. Non costa 1 miliardo, puoi pagartelo come vuoi. È un bello, vabbè. Dire che è bello il moonwatch, Gianni, ed è una cosa super scontata. Questo. E vedi l'altro orologio, adesso che voglio far vedere, insieme al moonwatch, dove spero veramente di trovare qualcuno che sia interessato a un orologio così importante, è questo. È il Rolex Day Date con la cassa in oro bianco 18 carati. Quello a quattro cifre, anni 70 sicuramente, però non so se è scritto l'anno preciso, credo di sì, però controllo. 77, Gianfranco. Eccolo qua il Day Date. Questo è un orologio super. Questo, vedi, è l'elegante di casa Rolex. Anche perché questo Day Date è quello che ha il cinturino in pelle, a differenza magari di quelli tutti in oro, che sono sicuramente più vistosi. Oro giallo, oro bianco, però. Tanti complimenti, un saluto dal signor Marino da Asti. Grazie, signor Marino, molto gentile. È l'amico del Day Just? Nell'Oyster Quartz. Grazie, complimenti per l'orologio e grazie per i complimenti che ha fatto Gianfranco, gentilissimo. Questa è chiaramente la sua chiusura, The Original, Rolex con la corona, sempre chiaramente in oro bianco. Signori, siamo al top oggi per quanto riguarda Rolex, dopo l'Explorer 2. Dopo quei Dayjust, dopo il Dayjust 41 mm, possiamo anche arrivare a far vedere, signori, il top dell'eleganza per quanto riguarda Rolex, il Day Date con la cassa, sì, in oro bianco 18 carati. Ho letto, venerdì 9, ma oggi è venerdì 14, È Gianfranco. uguale. 12.500 euro, signori. 12.500. E lo sento sotto. Vediamo un po' meglio gli indici che sono a barre, le lancette chiaramente a bastone. 12.500. Day date. Grazie Gianni. Dimmi. Sì, lo faccio vedere Sì, lo possiamo immediatamente. rivedere? Subito. Vieni in diretta. Eccolo qua, Gianfranco. Di questo ho detto la 1603, la referenza a quattro cifre degli anni 70. Scatola originale Rolex, 24 mesi di garanzia su perfetto funzionamento. L'orologio va,
Ma benissimo, signori, abbiamo già controllato i famosi 7 controlli di qualità, però chiaramente è garantito appunto per 2 anni. Questo ti dico, Gianfranco, oggi neanche un Air King degli anni 70 paghi così poco. Neanche un Date forse degli anni 70 paghi così poco. Figuriamoci se è possibile comprare un Date Just. 5.250 euro. Chiaramente, se poi invece vuoi un orologio recente, io come Date Just ho fatto vedere addirittura il 41 mm. Il Date Just 2 con il quadrante bianco, che apprezzo quello. E qualcuno vedrà che se ne accorgerà prima o poi. Eccolo qua, il Date Just 2 con la ghiera in oro bianco, 18 carati, perfetto, scatola, garanzia, tutto a posto, 10.650 euro. 22,5 quello, sì. Sì. 10.650. Allora, questo lo lascio qui, Gianni. Adesso voglio farvi vedere appunto i Rolex. 10.650. Poi c'è, signori, l'Explorer 2, giusto, il Polar, nuovo scatole garanzia, a 14.150 euro. Poi proprio il Date Just 36 mm, quello di poc'anzi, vieni, la referenza 1603 degli anni 70, a 5.250 euro. E poi, signori, l'elegante, il Day Date, cassa oro bianco 18 carati, guarda che orologio, 12.500 euro. Ci sei? Signori, l'altro ieri c'è stato qui Angelo a fare la trasmissione. È stato mercoledì? Mercoledì. Ha fatto vedere un orologio di cui ho visto un attimo le immagini durante la replica, perché ieri, prima di iniziare la mia rubrica dell'antiquariato, c'era appunto la replica di Angelo. E siccome qui avevo il monito, io ho visto presentare un Omega spettacolare. Mi hanno detto che su quell'Omega, nella sua rubrica, in diretta, avete chiamato in 15. E qualcuno ha chiamato Gianfranco durante la replica serale, anche dopo mezzanotte. Tutto questo per chiedere il prezzo di quest'Omega, che tra poco farò vedere. Vedete, signori, è chiaramente un orologio tra i più importanti realizzati da Casa Omega, perché l'hanno fatto per il 50° anniversario dell'allunaggio. Io ho fatto vedere poc'anzi il Moonwatch, quello normale, anche se normale non è, perché è anche una referenza che neanche fanno più. Però, per quanto invece riguarda questo, è un orologio in edizione limitata, realizzato appunto per il 50° anniversario dell'allunaggio e dunque realizzato nel 2019. Ora, l'orologio, chiaramente, lo andiamo a vedere, è questo. Io, proprio ieri, appunto, durante la replica di Angelo, ho visto che ha fatto vedere tutto il packaging di questo orologio. Ha occupato tutta la scrivania, giusto? Solo per far vedere, appunto, scatola contro scatola, documentazione, la storia, l'allunaggio, giusto? E chiaramente, signori, io lo capisco anche che è un orologio che tu lo vedi, diciamo, quanto è bello. E ti vuoi informare su quella che è la proposta. Ma vedi, è chiaro che un orologio come questo non può costare, signori, 3.000, 5.000, 7.000, perché oggi a 7.000 euro si compra un watch normale, giusto? Questo è un orologio che nel mondo hanno fatto soltanto 6.969 pezzi. E siccome è un orologio che, vedete, il Moonwatch, signori, è uno degli orologi più venduti al mondo, perché chiaramente è stravenduto in America per ovvi motivi, visto che gli sono andati gli americani a mettere la bandiera, giusto, sulla Luna, è vendutissimo in Cina, e in Cina sono tantissimi, sono miliardi loro, giusto? Dunque è straconosciuto e stravenduto il Moonwatch. Voglio dire,
6.969 sembrano tantissimi, non sono tanti in relazione a quanto si vende appunto l'Omega Moonwatch. Ora, io su questo orologio, vedete, io i prezzi non li voglio nascondere. Per me l'orologio da 100 euro, devo dire 100 euro, l'orologio da 100.000, 100.000. Non è che cambia il prezzo se lo dico io o lo dice il mio collega al telefono. Ma è chiaro, alcune volte si fanno vedere certi orologi e si cerca di capire a quanti signori può interessare. E aver ricevuto 20 telefonate soltanto durante la diretta e tantissime altre durante la replica, giusto? Vuol dire che è un orologio che sì, è bello, qualcuno magari ha chiesto il prezzo perché l'ha visto stupendo, fammi chiedere, ma deve trovare la persona interessata. Perché non è l'orologio che se viene venduto, ti potrò dire, dai aspetta, lo pagherai di più, però se aspetti un attimo, cerchiamo di trovarne un altro. No, 6.969 esemplari, non in Italia, nel mondo. Se volete vedere, se lo volete confermare e volete vedere tutto il packaging, sono qui a disposizione, signori. Faccio prendere tutto, scatola contro scatola, documentazione, lo apriamo così come ha fatto Angelo l'altro ieri, ed è bellissimo vedere quello che appunto ha come packaging questo orologio. Però quello che conta alla fine è l'orologio, giusto? E io qui posso accontentare, signori, non 3 persone, 5 persone, 20 persone che hanno chiamato durante la diretta e altrettanti hanno chiamato durante la replica per chiedere il prezzo. Devo accontentare qualcuno che è interessato veramente a possedere questo orologio, perché è un orologio che hanno tutti, giusto? Sarà difficile che tu camminando, magari perché no, in pieno centro, dove magari ci sono le grandi vetrine e qualcuno va per sfoggiare anche il proprio orologio, è difficile che tu trovi un altro signore che ti viene di fronte e che ha quest'Omega al polso. Una sola chiamata, lo dico ai nostri clienti anche più affezionati, che hanno già tanti orologi importanti. 14.990 euro, puoi anche pagarteli tutti come vuoi. Vediamo l'orologio. Qui vedi, potrei fare veramente tantissimi nomi. Di signori che non so se hanno chiamato l'altro ieri, ma non penso. Perché credo che se dovesse chiamare, ora mi è venuto in mente un gentile amico che è un po' che non sentiamo, che ha già orologi di altissimo livello e anche molte edizioni limitate, questo orologio lo fulmina. 14.990. Dietro? Non so se ci riesco, Gianni. Vediamo, vediamo, vediamo. Ma non ci riesco a farla vedere. L'impronta lasciata da Armstrong sul suolo lunare, che è incisa sul... incisa al laser? Scappamento coaxial, anche, signori, li ha tutte questo orologio. Per essere un grande orologio da collezione, per uno soltanto di voi. 14.990 euro. Ecco, lasciato così che si vede molto bene il quadrante in questo modo. Lunetta oro giallo, bello bello vero. Chi è interessato può chiamare e confermarlo. Lo rimettiamo un attimo qui adesso, sull'espositore. Chiaramente 42 mm, chiaramente movimento meccanico a carica manuale, chiaramente 2019, perché è realizzato appunto in quell'anno. 14.990. Ok? E questo è l'Omega, come orologio importante. Poi, signori, voglio rimanere sulla scia di orologi importanti, facendo vedere anche un Rolex importantissimo. Un Rolex che, signori, vi dico, così come quest'Omega, in pochissimi sicuramente avranno, forse nessuno, nel senso che sicuramente, signori, questo Rolex lo avete anche in tanti, però nessuno lo ha con le plastiche originali Rolex, perché parliamo della referenza 16610, la referenza che ha il sommare con la ghiera smaltata, dove la produzione, scusami Gianni, è finita nel 2008, ok? Noi l'abbiamo, signori, l'abbiamo trovato, comprato, con tutte le plastiche originali, compreso il QR code sulla Carrour. Cioè potrei dire, potrei comprare un Rolex che non fanno più da
14 anni? 14 anni, dico bene, 14? Dico bene? 14 anni. E tu puoi creare un comparlo nuovo? Perché qualcuno sicuramente nel 2008 lo ha comprato, magari aveva già altri Rolex, e lo ha mantenuto lì, da parte, senza neanche aprire, togliere le plastiche originali. Non soltanto sulla chiusura, ma anche sulla cassa, dove c'è appunto il QR code. Parliamo poi di un Submariner, addirittura, che appunto è dell'ultimo anno di produzione, che insieme al primo è anche il più importante, è anche uno degli ultimi seriali, che prevede già l'RRR all'interno del Reo. Signori, parlare di questo Rolex, vedete, non è tanto la referenza, perché è un orologio che noi ogni tanto, da quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro in televisione, abbiamo stravenduto come orologio, ma è la prima volta che possiamo proporlo praticamente come se fosse nuovo. Un orologio con questa referenza, signori, con tutte le plastiche. Ecco, provate ad informarvi, se qualcuno ce l'ha in vendita, quanto può valere. Qui non devi essere né cliente, né aver comprato 1 miliardo di orologi da questa azienda per avere questo Submariner. Lo puoi prenotare, pagare come vuoi, a 19.300 euro. Gianni, fai vedere questi due orologi, perché sono spettacolari entrambi, pur parlando comunque di orologi completamente diversi. 14.990 per l'Omega 50° anniversario, 19.300 euro per il Submariner referenza 16610, ok? Ultimo anno di produzione, ultimi seriali, dunque RRR, con tutte le plastiche, con tutti gli stickers originali. 19.3, 14.990. Va bene? Ok. No, sul Submariner, vedi Gianni, su quel Rolex, sul Submariner, io so che qualcuno ha anche chiamato nei giorni precedenti. È chiaro che non può costare quanto costa la stessa referenza usata. Perché in questo momento, signore, il Submariner 16610, se lo trovi ci voglio 12513. Però la plusvalenza data dal fatto che ha le plastiche, Gianni, che ha le plastiche, che è dell'ultimo anno, che è RRR, non è così elevata. Vi dico, questo è un orologio che credo che andrà a comprare, farà come chi l'ha comprato nel 2008. Avrà magari altri Rolex, dunque non gli interesserà magari di indossarlo, e lo lascerà lì. Perché signori, se oggi 19.3, immaginiamo fra 3 anni, 4 anni, 5 anni, se lo mantiene ancora con le plastiche originali ma indossato, quanto può valere un orologio come questo? 19.300. Ok, mi togli signor Gianni dall'inquadratura e così li rivediamo insieme. 14.990 l'Omega, 19.3 il Submariner. Poi per l'amico che voleva rivedere l'IVC, sono pronto e lo faccio molto volentieri, perché è un orologio troppo elegante, troppo importante per quanto riguarda la complicazione. Il calendario perpetuale su questo orologio che, ripeto, è tutto originale, compresa la garanzia. Un caro saluto dall'amico Giuliano. Grazie carissimo, grazie caro. Compresa la garanzia, compreso il cinturino, che è quello suo originale, signori, non è sostituito e non lo devi neanche cambiare. E chiaramente la sua ardiglione in oro giallo. 5.600 euro. Pagabile anche con 110 euro mensili. Pagamento laterale, se l'amico vuole, con 110 euro mensili. Bello, elegante, importante e complicato anche. 5.600, chiaramente signori ve lo manderemo in tiro con l'orario già messo a posto. L'orologio che dove non devi più toccarlo, lo devi toccare tra 100 anni, perché legge anche gli anni bisestili. 5.600. Spero che l'amico ti richiami, Gianfranco, così come vedi pensavo ti richiamasse il signor Pippo per il Bubble, su questo Bubble edizione super limitata, soltanto 88 esemplari, soltanto 88 pezzi nel mondo per questo Corum Bubble Game. E questo, vedi, così come
il Rolex Submariner, chi lo ha comprato nel 2005 non l'ha mai indossato. 2.990 euro. Corum Bubble Game. Misura 47 mm, è un bello orologio a carica automatica. C'è il datario qui all'interno del 6. Del 6 che ha ore 6. Hai la surprise? Ti dico soltanto che ha il prezzo più basso d'Italia. Ah. Quindi a meno non si trova in Italia. È già... Ed è un orologio nuovo. Pure. Giri, giri. Ah, bellissimo. Pepsi GMT. Appena arrivato. Dammi qua. Garanzia della fine del 2021. Sì, faccio? Faccio Gianfranco. Faccio. Signori, qui veramente le sorprese non finiscono mai. Io pensavo già di avere comunque una nutrita. Tutto. Leggo qua, giusto? Nuovo scatole garanzia. Io pensavo già di avere comunque un nutrito numero di orologi di una certa importanza e rilevanza. Mi hanno numerato, portato in questo momento, signori, un orologio, che tra un po' farò vedere chiaramente. Ecco, in anteprima vi dico chi ha il prezzo più basso d'Italia. Siccome lo sto dicendo in diretta, e dunque la cosa è anche verificabile, provate a vedere se quello che sto dicendo è vero oppure no. Vi dico, è un orologio che questa azienda ha avuto una volta soltanto, l'anno scorso, credo forse a ottobre, ok? Ora vi dico, signori, non fidarti di me, di quello che dico. Se vuoi constatare con i tuoi occhi se è vero quello che ho detto, è chiaro che puoi trovare attraverso internet tante informazioni e vedere se quello che ho detto, cioè se che questo è il prezzo più basso d'Italia, se è vero oppure no. Iniziamo già a farlo vedere, perché sento tanti signori oggi chiamare e sono contento di questa bella rubrica che stiamo facendo, grazie anche agli orologi che ho a disposizione, perché credo su questo orologio... Come? Questo. Credo su questo orologio di doverci stare un minuto, perché parliamo del bellissimo Black Bay GMT con la ghiera Pepsi. No. Intanto lo faccio vedere. Perché guarda, intanto che lo vediamo, chissà che magari qualcuno anticipa il fatto che io ora debba dire il prezzo, chiamandoti velocemente, senza ma, mo, mi, vediamo, giriamo. Gianfranco, che diceva l'amico? Primo? Chiaramente misura 41 mm, giusto? Subacqua a 200 metri. Signori, siate non rapidi di più, perché credo che se il telefono squilla è su questo orologio e non lo vediamo. E non lo vediamo più perché verrà confermato. Sì. Che diceva l'amico? Sì. Il dei Just, da rivedere. No, se è confermato va bene. E al telefono Emanuele per caso per questo qui? Fatemi sapere ragazzi. Perché vi dico signori, se adesso Emanuele mi dice confermato, va bene. Se l'orologio invece è ancora disponibile, io adesso dico la proposta e non ne parliamo più. Chi è? Mennea sta arrivando. Confermato, basta. Grazie e complimenti. Sì. Grazie e complimenti. Rimani qui, rimani qui. Fermo. No, torna indietro. No. Ringrazio l'amico per la conferma di questo orologio. Non so chi voleva arrivare. Un altro regalo adesso. Che la Befana è arrivata. Ricordi l'aiutante della Befana? Ti ricordi cos'è? Sì, quello sigillato.
Imbusté. Abbiamo anche fatto oggi... Imbusté. No. Cioè, conosco anche il prezzo. Conosco c'è anche un bel prezzo. Conosco quindi, anche il... Sì, qui non c'è scritto niente. Qua. Sì, lo conoscevo. Signori, momento storico, direbbe, avrebbe detto il grande Bijan quando aveva dei tappeti spettacolari da mostrare. Ringrazio chi ha confermato il Black Badge MT, mi sembra stata la sedia, stavo per scomparire. Però signori, adesso abbiamo fatto un cambio, l'orologio confermato l'ho dato a Giulio, che mi ha portato qui un orologio che io ho visto già ieri sul banco e non sapevo se l'orologio era qui per la televisione o era per il negozio che sapete abbiamo qui in centro a Bari. Ecco, vi devo chiedere però una cortesia, purtroppo, per fortuna, l'orologio essendo proprio nuovo, è sigillato sotto vuoto e io così lo devo lasciare. Dunque avrete comunque un orologio che vi arriva a casa così come esce dalla maison, sotto vuoto. Tu Gianni, hai per caso una foto di questo orologio da qualche parte, magari... Provo a cercarlo intanto. Io provo comunque intanto a farlo vedere appunto sotto vuoto. Signori, ho l'onore, il piacere anche, di far vedere uno degli orologi più in voga del momento. L'Hublot Classic Fusion. Attenzione, lo vedete, è nuovo praticamente con tutte le plastiche, non le plastiche quelle originali che di solito mettono, ma addirittura sotto vuoto, ok? Col cinturino in pelle, la chiusura chiaramente si vede, eccola qui, è una bella déployant, il fondello a vista. L'orologio, signori, che dire del Classic Fusion di questo modello? È sicuramente, insieme al Big Bang, il modello più apprezzato, più venduto, più desiderato di casa Hublot. Bene, signori, noi su questo orologio appunto nuovo, ok? Grazie Gianni. Inedito perché è arrivato in questo momento, già pratichiamo uno sconto, è più nuovo di questo, sotto vuoto addirittura. Signori, pratichiamo uno sconto che non è un contentino, giusto? Cioè, fai lo sconto e ti faccio il 200 euro, così magari sei anche contento perché ti rimangono in tasca. Perché per chi chiaramente lo conoscesse, conosce anche il listino. Per chi non lo sapesse, il listino ufficiale Hublot di questo orologio, del Classic Fusion, cinturinato pelle, è 7.600. Ti deve andare bene. Non pagare di meno. Ti deve andare bene. Conosci il negoziante? Ti fa la 100 euro. 7.500, sei contento? Paghi con carta di credito e te lo porti a casa. Grazie. Non c'è ripensamento, non c'è cambio, non c'è niente. Qui, signori, chiunque, non devi però essere cliente, chiunque può chiamare in questo momento, avere da 7.600 uno sconto, signori, imperdibile, che è pari a 6.450, vuol dire che 1.150 euro ti rimangono in tasca. Puoi comprarti un altro orologino per tua moglie magari, giusto? Risparmi, ti paghi l'orologio come vuoi. Sì, praticamente, ecco, parlando di orologi da donna, ti potresti comprare il Cartier acciaio oro che abbiamo per la signora, visto che siamo anche alle porte di San Valentino. Praticamente il Cartier ti viene praticamente quasi gratis, giusto? I 6.450 dell'orologio, nonostante lo sconto, non ti diciamo, sì, ma se vuoi questo orologio nuovo è scontato, devi per forza pagarlo adesso. Ti stiamo dicendo, tu blocca l'orologio e decidi ora col mio collega quello che è il pagamento che decidi tu, giusto? C'è una cosa fondamentale. Qual è? Quando ti arriva a casa. Sì. Che tagli il sottovuoto e si apre. Hai presente la fragranza del caffè sottovuoto? Sì, sì, bellissimo, sì, è vero, è vero. Entri in una macchina, senti l'odore del nuovo. Esatto. E magari quella plastica nella macchina non la togli per un po', perché capita, o in un divano. Sì. Devo dire che è fatta molto bene la protezione che ha questo orologio sottovuoto, perché quando poi lo ricevi a casa, sei il primo che taglia appunto la plastica, la plastica che si espande e tiri fuori l'orologio per indossarlo per la prima volta. Da 7.600, signori, 6.450 euro. Questa è un'immagine, chiaramente l'orologio è qui dal vivo, però devo dire che l'immagine rende forse meglio, anche se il quadrante mi sembra scuro questo, mentre questo quadrante qui nostro è quadrante silver. Fammelo un attimo vedere, Gianni, l'orologio dal vivo. Gianfranco, mi dai un'idea di pagamento su questo Hublot nuovo? 132 euro mensili. Ecco, signori, nonostante, dicevo poc'anzi, lo sconto,
che da 7.600 porta questo orologio a 6.450, potresti anche pagartelo per esempio con 132 euro mensili. Va bene, tanto l'importante era farlo vedere un attimo così, almeno senza la plastica. È chiaro, questa plastica, signore, non la posso aprire, è sigillata proprio, ok? Perché l'orologio, ripeto, è proprio nuovo. Se vi interessa un orologio così importante, poi, con questo grande sconto, fatevi sentire, signori, fatevi sentire. Dimmi, dimmi. 45 mm. 45 mm. No, no, non è il 42, signori, è il 45. Per quello che posso, Gianni. 6.450. Classic Fusion. Ok, lo tengo qui da parte. Fino a quando non viene nessuno a prenderselo dicendomi che è confermato, rimane qui con me. Ok? Prima di questo c'era il Tudor confermato. Prima del Tudor abbiamo fatto vedere l'IVC, giusto? L'IVC con la cassa oro, che rivediamo un attimo. Il calendario perpetuale a 5.600 euro. Poi abbiamo anche fatto vedere nuovamente il Corum Bubble Game, signori, nuovo. Nuovo, è come se fosse nuovo perché è mai indossato, ma è chiaro, è un orologio che non fanno più. A 2.990 euro. Poi, signori, questo, l'Omega Speedmaster 50° anniversario, sì, sì. Sì. Ma ha ragione, perché sai, 6.969 pezzi, chi ce l'ha e se lo vuole rivendere può fare il prezzo. Non è... Un caro saluto dall'amico Gianbeppe. Grazie carissimo, grazie Gianbeppe. Signore? Il Tudor? Grazie Gianbeppe, gentilissimo. Sì. Ha risposto addirittura Antonio da su. Erano tutti al telefono i miei colleghi, Gianbeppe, e dunque ha risposto il mio collega dall'ufficio. La ringrazio. Dicevo, su questo orologio, Gianni, 6.969 pezzi. È chiaro che, stavo dicendo, chi ce l'ha può fare il prezzo se se lo vuole rivendere. A 14.990. Vi dico, signori, io capisco l'interesse ricevuto su questo orologio 2 giorni fa, quando è arrivato, quando Angelo ha fatto vedere in anteprima. Giusto? Ma ora, per chi conosce il prezzo, visto che l'ho detto, per chi è interessato, deve arrivare alla conferma. Perché vedete, io posso capire, signori. Sì, io adesso farò vedere tra un po' un Daytona con la cassa oro bianco. Ma è chiaro, se io voglio sentire tutti i telefoni squillare e far rispondere anche Antonio dall'ufficio, Claudio dall'ufficio, basta che non dico il prezzo. Però che senso ha? Alla fine devo anche disturbare qualcuno che si deve alzare dalla sedia o prendere il telefono, per fare il numero, per chiedere il prezzo. Alla fine sono sicuro che ti dice grazie e chiude. Perché sul Daytona che ho con la cassa oro bianco 18 carati, con la ghiera ceramica, chi comprerà quell'orologio sa quanto vale e non si meraviglia del prezzo che andrò a dire. E questo discorso vale per questo. Cioè, mi sembra impossibile che hanno chiamato 20 durante la diretta e altrettanti durante la replica e nessuno ancora ha confermato questo orologio. Un saluto dall'amico Salvatore. Salvatore, buona... Ah, sì, 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 sì. Buon pomeriggio, ringrazio per il messaggio. Molto gentile, Salvatore. 14.990. Lo rivediamo, Gianni, senza di me. Come si chiama lì l'astronauta che si vede lì? Qual è dei tre? Sì, no, io dico quello. Armstrong. Quello che si vede nel contatore. Armstrong. No, no, quello è Luis. 14.990.
L'ublò che faccio, Gianfre? Lo ritiro per adesso? L'ublò nuovo? L'ublò nuovo, amici miei, da 7.600 a 6.450? Col pagamento rateale pari a 132 euro mensili? È più nuovo di così, Gianni? 6.450. Guarda, io parlando di Tudor, adesso ringrazio Gianbeppe per la conferma del Black Bay GMT, però parlando sempre di Tudor e lasciando stare comunque il Black Bay con la ghiera Bordeaux, perché lo farò vedere più tardi, io però di Tudor, signori, ho un altro bellissimo, bellissimo orologio nuovo che considero, guarda, io considero questo orologio un'alternativa al Dejazz 2. Un'alternativa che costa tanto tanto meno, che però, signori, scusatemi, ha la stessa qualità, anzi in più, questo è un orologio che ha i diamanti ed è anche day date. Ha i diamanti taglio brillante agli indici ed è anche day date. Ha la stessa dimensione della cassa proprio del Dejazz 2, cioè 41 mm, ed è un orologio veramente, secondo me, bello ed elegante da prendere anche per il prezzo. Il Black Bay è quello con la ghiera Bordeaux, questo è il Royal, il Tudor Royal, nuovo, nuovo. Bello vero, signori? A me piace tantissimo questo, eppure di Tudor ne abbiamo fatti vedere degli altri in questi mesi, alcuni, signori, molto molto più, più costosi di questo, che non abbiamo più perché li avete comprati. Sapete a quanto proponiamo questo Tudor nuovo, il modello Royal con i diamanti? Signori, a 3.500 euro. A 3.500 euro. È una grande e bella alternativa proprio al, al Black Bay con la ghiera Bordeaux. Al Black Bay lunetta Bordeaux. Il Black Bay è proposto a 3.710 euro. Il Royal invece, quello con i diamanti, il day date, ha soltanto 3.500. Era l'Hublot, Gianni? No. Ah, pensavo l'Hublot. Ah, sì, 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 sì. Cosa? Ho fatto togliere tutto adesso, non è che possiamo stare fino alle 20 su questo? Tu l'hai confermato, Gianfranco? Hai ricevuto la telefonata? No? Ce l'hai... Ce l'hai sotto la telefonata? Sotto il banchetto? Dobbiamo vendere, non... Che ci facciamo? Rimangono lì? No, non sono È uguale. Senti, invece ti dicevo, scusa, poi non è... Sì, come nuovo. Più di così, guarda. Ci manca solo che le mettete anche voi così. Così abbiamo completato. Ecco, fa la macchina. Esatto. Così abbiamo finito di... anch'io, sì. Signori, io devo procedere. Chiaramente non posso insistere sull'Hublot, su quello che è arrivato 10 minuti fa, nuovo con lo sconto. Così come non devo insistere sulla, sull'Apollo 11, su quell'Omega. Perché vedo comunque che sull'Omega adesso un paio di chiamate sono anche arrivate. E a 14.990, ripeto, questo è un orologio, l'Apollo 11, che puoi anche pagare un po' alla volta. Non devi per forza comprarlo adesso facendo il pagamento con la carta. Lo puoi anche fare, perché quanti ultimamente, signori, è capitato tante volte, su orologi importanti, di ricevere subito la, il pagamento e chiaramente poi l'orologio è partito il giorno stesso, giusto? Però su questi orologi, sui Tudor, sull'Hublot nuovo con lo sconto, sull'Apollo 11 di Omega, sui Rolex, puoi avere il pagamento rateale, ed è questo quello che devi chiedere, puoi bloccare l'orologio senza fare mille pensieri che non servono a niente. Dimmi, signor Gianni,
Ma Gianfranco, ma lo Speedmaster le ha assegnato il Moonwatch? Ma com'è possibile? Come non l'hanno visto? Il Moonwatch non l'hanno visto? Le faccio vedere subito, eh. Non è che è cambiato, il Moonwatch è questo qui, eh. Vieni, vieni. Questo, signore. Beh, qua. Ma veramente non è confermato ancora questo orologio? Poi lo confermerò io. Ah. Eccolo, signore. Fatto, no? Se ti piace. Col monocolo, con il doppio cinturino. Chiedo scusa, questo praticamente è una parte proprio del packaging di questo orologio, dove c'è il doppio cinturino, giusto? Il monocolo, l'attrezzo che serve per togliere il bracciale d'acciaio e mettere gli altri cinturini. E chiedo scusa, è vero che il prezzo non l'ho ancora detto su questo orologio, ma il prezzo è l'ultima cosa. Col pagamento rateale, il Moonwatch con questa referenza, provate a vedere se ve lo dà qualcuno. Il Legend Edition. Il Legend Edition. No, io ho visto ieri Angelo che ha aperto tutto, ha riempito qua tutto tutta la scrivania. Signori, a 5.008, ora il prezzo lo dico io, così magari chi è interessato non fa mille domande per quanto riguarda il prezzo, poi le domande è possibile farle per quanto riguarda i pagamenti. Ma a 5.008, signore, è possibile comprarlo questo orologio? Cioè c'è un venditore, un reseller di vostra fiducia, un negozio magari della vostra città che vende orologi importanti, che fa il pagamento rateale sul Moonwatch? Su questo Moonwatch? Gianfranco, 5.8 quanto è il pagamento rateale? 110, 115, quelli sono. Sarà 110. 110, 115 euro. Ora, posso capire, signori, vedete, il Submariner 193, devo trovare qualcuno che appunto vuole comprare quell'orologio per non indossarlo, per metterlo in collezione, per fare un investimento su quel Submariner. Ma a 5.8 questo, a 3.5 il Royal con i diamanti di Tudor, a 3.700 l'altro Tudor. Ci metterei anche l'Hublot nuovo, arrivato 10 minuti fa, con già lo sconto da listino e pagamento rateale. Insomma, sono questi gli orologi sui quali ci deve essere la prontezza anche. Perché se perdi questo Moonwatch, magari il Moonwatch nuovo potrebbe arrivare, quello nuovo, che non è questa versione, attenzione, è un orologio diverso. A 5.8 vi dico, se l'avete perso in passato vuol dire qualche mese fa, non fate lo stesso errore. Gianni, togli me, vediamo questa immagine, tanto si vede bene l'orologio, si vedono bene i cinturini, si vede bene il monocolo, si vede bene la scritta Legendary Edition, Legendary Moonwatch è scritto, giusto? È l'attrezzo che serve per togliere il bracciale e mettere l'altro cinturino. Ma chiaramente questa è una piccola immagine della scatola. Ieri ho visto. Chi lo conferma? Io aspetto la conferma. Rivediamo l'orologio, questa volta dal vivo, 5.800 euro. Dico, questo è un orologio che ho fatto vedere dall'inizio. Poi l'ho tolto perché pensavo che Gianfranco l'avesse già confermato e stesse aspettando, non so, qualcosa dal signore che l'aveva confermato, dunque lo tenevo qua. E invece mi dice di no. Altrimenti il prezzo l'avrei detto subito, l'avrei detto due ore fa. 5.800 euro. Non insisto più. Così come, vedi, il Dayjust con la referenza a quattro cifre. Signori, scusatemi, può un orologio come questo costare in questo momento meno del Date, meno dell'Air King degli anni 70, cioè dei 34 mm? No, perché parliamo di una referenza che, signori, parliamo della 4 numeri. La 1603, che come ho detto prima, se dovete comprare, se trovate, e dovete pretendere che abbia tutto in ordine, tutta la macchina in ordine,
giusto? Il bracciale chiaramente in ordine e perché no? Abbia la garanzia per un anno almeno. Noi diamo la garanzia per 2 anni, signore. Per 2 anni su perfetto funzionamento. Perché l'orologio è controllato già a monte. Ha avuto i 7 controlli di qualità. Lo puoi prenotare il Date Just a 5.250 euro. Praticamente 100 euro mensili, forse anche meno. Forse anche meno di 100 euro al mese per questo Rolex. 5.250. E a questo punto, Gianni, visto che ci siamo, è il momento appunto di far vedere quello che sarà sicuramente tra gli orologi più importanti di quest'anno, del 2022. Il Daytona appunto, con la cassa in oro bianco 18 carati e la ghiera ceramica. Col cinturino Oyster Flex, il sogno veramente credo di tanti, il sogno veramente di tanti. Vedete, è un orologio importantissimo, signori. L'ho definito sicuramente tra gli orologi più importanti che vedremo quest'anno e chiaramente, così come le cose più belle, non può essere per tutti, vero? Lo yacht non è per tutti. La Ferrari non è per tutti, purtroppo. Il caviale, lo mangiano magari una volta, ma non tutti i giorni, perché costa. Questo è un orologio che vi dico, sicuramente qualcuno conosce perché l'ha visto indossato a qualche calciatore, qualche attore, qualche personaggio della TV, perché qualcuno ce l'ha. E forse, anzi sicuramente l'ha comprato qualche anno fa, adesso vale tanto tanto di più. Se interessa a uno di voi, e qui non è qui soltanto in esposizione, anche se comunque questo è un orologio che questa azienda potrebbe avere solo per esposizione, giusto? Perché, signore, chi ha un Daytona con la cassa oro bianco 18 carati pronta consegna in vetrina? La Rolex no, giusto? Ma qualunque altro reseller, tanti bei negozi ci sono che vendono orologi in Italia, secondo polso, nuovo. Chi ha, chi si può permettere il Daytona, cassa oro bianco in vetrina? Qui è pronta consegna, non è soltanto un'immagine, signori, l'orologio è qui, è tra le mie mani. Chiaro, è un orologio dove devi sapere, se lo vuoi, hai le possibilità, l'orologio è qui. Non sto qui chiaramente a dire, signori, l'orologio da collezione, investimento, perché è, mi sembra di essere scontato poi nelle cose quando si parla di Rolex. Se vi interessa, chiamate Gianni e informatevi almeno su quello che è il prezzo. Vi dico, è una cifra importante, non è un orologio per tutti. Di Rolex chiaramente ce la spende anche tanto tanto meno. Qui siamo al top, signori. Qui siamo ad un livello dove chiaramente se vuoi questo orologio sicuramente hai magari Vacheron Constantin, hai Patek, hai Rolex, voglio dire, hai una collezione ben fornita, ma fatta di orologi di altissimo livello, non di altissimo livello. Fallo vedere senza di me, tanto l'orologio è qui. Nuovo scatole garanzia. La referenza 116-519LN. Fallo vedere ancora una volta dal vivo e poi possiamo proseguire. Perché vedi, su questo orologio è chiaro, non è che devi insistere. Per come la vedo io, non c'è da insistere su questo orologio, Gianni, perché se dall'altra parte, io non so chi c'è. Ci sono signori che magari vogliono vedere i Tudor anziché il reverso, o magari sì, bellissimo il Daytona, però io quella cifra per un orologio non la spenderei mai. È chiaro che posso rimanerci fino a domani e l'orologio rimane qui. Ecco perché credo che questo sia un orologio che non ha bisogno di presentazioni. Bisogna farlo vedere per, appunto per mostrare che ce l'abbiamo. E poi se arriva la, la persona interessata, arriva anche la conferma. Dottore, buonasera. Va bene? Grazie Gianni. Questo? Sì.
Gianfranco, ma l'omega che faccio? No, non lo vuole. No, no, non lo vuole. Guarda, i tutor, ti dico, i due tutor mi meravigliano tantissimo. I due tutor nuovi, il Black Bay con la ghiera Bordeaux e il Royal Day Date con i diamanti. Due orologi belli, spendi niente perché sono nuovi, perché te li paghi con 75 euro mensili. Puoi scegliere se quello con il quadrante nero e diamanti, il Day Date, il Royal, a 3.500 euro, oppure, signori, questo, il Black Bay con la ghiera Bordeaux nuovo, a 3.710 euro. Grazie Gianni, e così abbiamo anche rivisto i Tudor e li posso mettere via. Il bubble, via, l'ho già fatto vedere, adesso lo togliamo. Sto regalino qua voglio fare, dai, veloce, veloce. Questo orologio degli anni 70, questo Sigma Valmont, signori, con la cassa in oro, con un quadrante bello pulito, chiaramente a carica manuale, 35 mm il diametro. Pensate, orologio che ha addirittura ancora il suo cinturino originale, Sigma Valmont. Genève, la proposta 1100 euro. Ti faccio vedere anche che credo che questo sia uno zaffiro, cabochon, però prendiamo con le molle quello che ho detto, eh? Potrebbe anche essere una pietra dura semipreziosa, cabochon. Qua abbiamo lo spessore della cassa, che è quasi un extrapiatto questo, e come dicevo poc'anzi, signori, c'è il cinturino, che è suo originale, Sigma Valmont, 1100 euro soltanto. Grazie. No, è qui il Cartier da donna, quello che dicevo prima, ti potresti regalare comprando praticamente il Hublot, Hublot nuovo. Con quello che risparmi potresti comprare l'orologio per la tua signora. Questo Cartier, acciaio e oro giallo, questo Mas de Cartier, completo di tutto, full set, misura 28 mm e vedi, un orologio che una signora si può anche regalare, dato il prezzo veramente piccolo, perché è di soltanto 1500 euro. Mas de Cartier acciaio oro, 1500 euro. Gianfranco, io l'omega, sì, lo faccio anche vedere, ma tanto vedo che non è confermato dall'amico. Lo faccio rivedere per tutti. Il Moonwatch, quello di cui abbiamo visto prima il doppio cinturino, abbiamo visto il monocolo, perché poi è un orologio pari al nuovo, è full set completo di tutto, signori. 5.800 euro. 5.800. Ci fosse un altro signore interessato, perché vedo che, vedi, quando mi dici ci penso su questo orologio vuol dire che non va bene. Non va bene. E allora possiamo andare avanti, possiamo farlo rivedere per tutti. 5.800. Ok? Così come, vedi, lo stesso discorso lo dovrei fare sul Dayjazz 2, perché non esiste, signori, comprare oggi un Rolex di questo livello, con scatola, garanzia, perfetto, e pagarlo 10.650 euro. 10.650 il Rolex, il Dayjazz 41 mm, attenzione, con la ghiera oro bianco, non lunetta liscia, con la ghiera oro bianco. 10.650, abbiamo detto 5.800 per l'Omega Speedmaster Moonwatch Legendary, poi resiste stoicamente, devo dire, l'Hublot nuovo, l'Hublot Classic Fusion, da 7.600 che è il listino a 6.450, io chiaramente poi, signore, vi chiedo scusa per l'immagine, ma non è che lo posso togliere dalla plastica originale, no. Perché l'orologio è così che vi deve arrivare. 6.450, che puoi anche pagare con 132 euro al mese. Hublot nuovo. E poi chiaramente c'è, signori, l'Apollo 11, il 50° anniversario, qui chiaramente non devo
Non è che mi devo agitare. Quale numero di contratto? 14.990 euro. L'edizione limitata realizzata in 6.969 esemplari. Non è qua, Manu, non c'è qua. Grazie Gianni. Manuele. Manu. No. Vabbè, io devo procedere, signori. Se vi interessa, appunto, uno di questi orologi, mettetelo via. Altrimenti adesso passiamo ad altro. Guarda, per esempio, vedi, lo faccio vedere rapidamente e poi lo metto via. Questo, signori, il Corum, tutto in oro. Il Corum che pesa 268 grammi. L'Admiral's Cup Tides. 13.500 euro. 13.500. E poi, chiaramente, il primo orologio che ho fatto vedere quando ho iniziato, signori. Il primo orologio mostrato e l'ho fatto vedere da subito per il grande sconto su quello che è il listino ufficiale che ha questo Panerai Radiomir Limited Edition. Praticamente quasi il 30% di sconto. Quasi il 30% di sconto. Vuol dire che, signori, quasi 3.000 euro rimangono nelle vostre tasche. Da 9.900 a 6.990. Non te lo dico. E può essere anche il Maserati, allora. Dal Maserati al Daytona, giusto? Con tanti telefoni che ci sono. Dammi la linea, Gianni. Signori, da 9.900, 6.990. Col pagamento rateale, nonostante praticamente quasi il 30% di sconto sul listino, sul Panerai che è anche edizione limitata. Come ho detto prima, rispetto chiaramente al Tudor, rispetto al Moonwatch, è un orologio che non penso possa interessare a 100 persone. Se magari siete in 100, perché il Moonwatch magari è più conosciuto, però per chi ama la Maison Panerai e sa che sconti in negozio non se ne fanno, qui può decidere, a parte lo sconto, anche il pagamento rateale. E 3.000 euro, signori, su un orologio come questo, che non costa 30.000, ne costa 9.900, e dunque è praticamente il 30%, sono veramente tanti quelli che vai a risparmiare. Se vi interessa, vi dico così come gli altri, non sto dicendo... Siccome c'è lo sconto, qui chi chiama deve per forza comprare il Panerai. Sto dicendo a chiunque sia interessato di chiamare, bloccare l'orologio, decidere il pagamento. Che ci facciamo di quelle? Come? Il prezzo del Cartier. Rivediamolo senza di me. Rivediamolo senza di me. Da 9.900, 6.990 euro. Radiomir, edizione limitata, 2000 pezzi mondo, automatico, quadrante sandwich, vediamo anche meglio il cinturino in pelle impunturato in bianco e la grande chiusura ad ardiglione. Dietro c'è ancora il codice a barre. Da 9.900, 6.990, questo. L'altro, Gianni, l'altro orologio che ho fatto vedere... Però vedi, anche oggi non ho sentito l'interesse. Ti dico, è stranissimo. Avrei scommesso
tutto quel poco che ho, ecco, che questo orologio dopo il primo o secondo giorno, da quando è stato comprato, sarebbe stato venduto. Venduto, non confermato, venduto. E invece, stranamente, signori, il dual time, il double face nuovo di Jaeger-LeCoultre resiste. 8.400 euro. 8.400. Bellissimo il reverso. Che grande orologio. 8.400 il reverso. Ah sì, stavo dimenticando uno degli orologi più importanti che abbiamo. Penso che su questo orologio all'inizio ha chiamato anche un signore per chiedere il prezzo, credo. È chiaro, anche qui parliamo di un orologio importante, non dico a livello del Daytona come prezzo, però sempre importantissimo. Perché anche questo, vedi, non è l'orologio che vediamo, a tutti i polsi. Signori, se questi orologi, i Royal Oak, i Daytona, i Pepsi Ceramica, chiaramente alcuni Richard Mille, sono ai polsi di signori che guadagnano milioni di euro all'anno, giusto? E ci sarà un motivo. Royal Oak Offshore, gommino. No, misura 42 mm. 42 mm. 22.500 euro. Non è un orologio per tutti, Gianni, dai. Quando siamo a questo livello di prezzo, non è per tutti. Anche se, chiaramente, c'è la possibilità di pagarlo un po' alla volta, non è l'orologio per tutti. 22.500. Vedi, questo è questo, signori, vedete? Sono due orologi dove il fatto di averli comunque rende importante l'azienda che rappresento, perché, signori, non ci sono paragoni né in televisione, ma tante altre realtà che comunque vendono orologi importanti non possono permettersi di far vedere insieme due orologi come questi. Qui sì, l'Audemars Piguet a 22.500 euro e dall'altra parte, signori, il Daytona Cassa Oro Bianco, nuovo scatola di garanzia, dove sì, ha chiamato un signore, lo ringrazio, mi ha chiesto il prezzo, ma ripeto, qual è un orologio che così come altri che sono passati di qua e poi neanche confermato avete sentito, magari poi ci sarà la trattativa che faremo in negozio. Se vi interessa, chiamatemi. E il Panerai, che devo dire di più, Gianfranco? Sul Panerai nuovo, da 9,9 a 6,990, che dire di più? Da 9,9 a 6,990. E l'ho visto. Infatti non ho detto niente. No, perché volevo sapere almeno, sentire un po' il telefono. Lo so. Abbiamo anche tolto con Gianni. L'abbiamo rifatta la... Bene. Bellissimo. Non ho capito una cosa. Cioè, quel jazz bianco che grida... Qui, per il prezzo. Ma ti rendi conto? Ma scusami, ma tu qualcosa ti hai sbagliato forse? Ma chiedo scusa, signori. Io mi ricordo dei prezzi diversi, molto diversi, dei Jazz 2 di oro bianco, perché forse era un'etta liscia. E infatti, vedi subito una differenza. Ma chiedo scusa, non vorrei che magari tu avessi fatto il prezzo per il lunetta liscia? È bravo! E lo sto dicendo, lunetta liscia costa questa cifra. Quindi di oro bianco, prima non l'ho voluto dire, ma lo posso dire, ci vogliono almeno 3.000 euro in più per comprarlo. E vedrete, questo verrà venduto a 10.650, ne faremo vedere subito un altro, perché in cassaforte ce n'è già un altro, che io ricordavo bene, costa 3.000 euro in più. E non è che gli manca la scatola, la garanzia, l'ho detto anche prima, è scatola, garanzia, 24 mesi di garanzia, perfetto, perché questa è la cosa più importante su Rolex, che deve essere perfetto. A 10.650, oggi vi dico, signori, abbiamo mantenuto un livello abbastanza alto, gli orologi proposti, non siamo mai scesi sotto i 3.500, a parte la richiesta fatta da
da Silvio per i Maserati. Però un Rolls come questo a qualcuno sta passando sotto il naso e non se ne è accorto forse che è un orologio che effettivamente al momento vale 3.000 euro in più, perché lunetta liscia, come ho detto prima, forse paghi questa cifra, non con la ghiera oro bianco. A 10.650 vi stiamo anche dicendo, se volete, signori, di pagare l'orologio come volete voi. E siccome su un Rolex il pagamento rateale credo sia la formula migliore quando parliamo poi di queste cifre, perché il pagamento rateale ti permette di mantenere una rata fissa, ok? Non è che cambia. E vedi comunque il tuo orologio sempre aumentare, alcune volte anche di tanto. Perché i Rolex, signori, veramente, a seconda poi del modello, aumentano anche di migliaia di euro nell'arco di qualche mese. Io vi dico, non perdetevelo. Perché oggi per un Dayjust 36 mm usato, giusto? Ci vogliono 8,5-8,7. Qua il 41 mm, che anziché pagare 13,5-13,2, blocchi a 10.650. Fallo vedere, Gianni. Poi possiamo tornare, signori, su quello che volete. Possiamo rivedere il Corum tutto d'oro. Possiamo rivedere il Moonwatch. Il Moonwatch è da confermare. Possiamo rivedere il Panerai. Possiamo rivedere l'Explorer 2. Il Polar. Possiamo rivedere i Tudor. Possiamo rivedere, non lo so, lo stesso Demar Piguet. Il Day Date con la cassa oro bianco. Ditemi voi. Ecco, l'Apollo 11 è da confermare, Gianni, perché vedi, il fatto che abbia detto il prezzo, giusto? Vito, scusami, per il signor Davide, rivediamo il date just. Sì, Sì. Grazie. torna su questo orologio che lo devo recuperare. Eccolo qua, il 36 mm, giusto? Vieni accanto. Eccolo qua, il 36 mm, bracciale Jubilee, la referenza a 4 numeri, la 1603, in questo stato d'uso, scatola originale Rolex, 2 anni di garanzia, non un anno, signori, 2 anni di garanzia, perché ripeto, anche questo orologio ha ricevuto i 7 controlli di qualità, 5.250 euro. Che facciamo vedere anche la chiusura al signor Davide, la chiusura chiaramente a pacchetto. Sì, abbiamo anche parlato prima di pagamento rateale su questo orologio, credo intorno ai 100 euro la rata, credo, forse anche meno di 100 euro. Vito, Sì, Panerai arrivederci in Panerai. subito. Bellissimo il Panerai, Radomir con quasi 3.000 euro di sconto. Nuovo, carica automatica, edizione limitata, da 996.990. Confermato il Dayjust. Il Dayjust, grazie. Dal signor Davide? Grazie Davide. Torna in diretta sul Panerai, per favore. Da 9,9 abbiamo detto 6.990. Poi, questo signore. Vedrai, questo era un orologio che non ha vita breve su questo banco, signori. Non ha vita breve su questo. Diglielo. Ghiera oro bianco, scatola di garanzia, 10.650. Un anno. 10.650. Erano due. Grazie. E tieni questo che lo lasci qua. Vedi che
io accetto se vuoi. Signore, mi dici quanto ho preciso? Un'oretta ce l'ho ancora, Gianni. 50 minuti. Signori, negli ultimi 50 minuti possiamo chiaramente anche rivedere alcuni orologi che credo qualcuno ha già adocchiato, però la conferma non è ancora arrivata. Dunque spero magari in questi 50 minuti di trovare la conferma, sicuramente per esempio di questo, dato il prezzo, di questo Datejust 41, ma poi anche dell'Hublot nuovo, dato che è anche scontato e anche di tanto dal listino, il Classic Fusion. Ci metterei anche il Panerai di poc'anzi, dove spero che l'amico ti richiami al volo con risparmio di 3.000 euro, e anche il Moonwatch. Signori, il Moonwatch Legendary Edition a 5.800 full set non può rimanere ancora su questo banco. Però, se volete, possiamo tornare su quello che vi piace, qualunque esso sia. Dal Rolex, all'Hublot, al Panerai, all'Audemars Piguet. Io qui, signori, ho una grande opportunità per uno di voi. Per uno di voi. Pensa, prima è venuto Emanuele qua, che lo cercava forse per un cliente, e non ce l'avevo. Io ho detto, guarda, forse ce l'avevo in cassaforte. E infatti è andato su, l'ha trovato l'orologio, e me l'ha portato qua da far vedere. Signori, sto parlando, scusami Gianni, dell'orologio che più si è venduto praticamente in questi mesi. Sapete, l'abbiamo venduto praticamente a 49 di voi, perché gli orologi avuti da questa azienda, dato che siamo anche concessionari, erano 50. Era stato venduto anche questo, poi il gentile amico ha preferito fare un cambio, prendere due Maserati anziché questo, e dunque mi è tornato disponibile, signori, per uno soltanto di voi. Il Perseo Macalé, appunto l'edizione limitata, fatta in 300 esemplari al mondo, di quei 350 li ha avuti questa azienda, gli altri 250 li hanno avuti gli altri concessionari, e dunque sono stati tutti venduti. Un bello orologio nuovo, a carica automatica, un orologio anche professionale, Gianni, visto che parliamo di un orologio che è subacqueo a 200 metri, signori, io ne ho soltanto uno, non faccio neanche prendere la scatola, che è molto bella, sapete, perché ne avessi 10... ci metterei più tempo, ma avendone soltanto uno, invito chiunque di voi sia interessato appunto a un orologio bello automatico che costa poco a chiamare, perché Gianni, la proposta scontata di questo orologio, signori, è di 398 euro, però ne ho soltanto uno. Dunque chiunque di voi può chiamare, lasciare nome, cognome, città e telefono, se lo spediamo domani sicuramente vi arriverà martedì. 398 euro, ripeto, sono orologi che abbiamo avuto un paio di mesi fa ed erano 50 in tutto, li abbiamo venduti tutti grazie al prezzo piccolo, ma a parte il prezzo che è molto piccolo, parliamo dell'orologio, signori, subacqueo, automatico, che costa poco e anche edizione limitata, Perseo Macalé, 398 euro, misura 41 mm, ti faccio vedere un attimo anche il fondello, perché è molto carino con l'incisione, del sommergibile, appunto, del sommergibile Macalé, eccolo qui, dove troviamo anche le caratteristiche dell'orologio. Ah, orologio che eventualmente, essendo un vero diver, giusto? Lo puoi anche allungare ancora di più questo bracciale per, se fai le immersioni, hai la muta, lo puoi appunto allungare ancora di più. Una sola chiamata però, 398 euro. Dottore, buonasera. Gianni, ma tu sei veramente, mi sembri i centrocampisti della Juventus, si fanno anticipare sempre. Quest'anno proprio, se giocavo io a centrocampo era meglio. Proprio pasticcioni, tre passaggi consecutivi non si fanno. 398 euro. Gianfranco, lo tolgo. Lo tolgo? No, no. No, non posso prendere la scatola, Gianni, non ho il tempo.
Se chi lo conferma vuole vedere la scatola, certo, la mando a prendere. È una controscatola, scatola in pelle, veramente bella. 3,98. Fermo immagine e vado avanti. Non insisto più. Un attimo, Gianfranco. Ma scusami, ma... Saluti dall'amico Pasquale da Foggia. Grazie Pasquale, fammi... E dovesti... Scusami. Sì. Momento. Dovrei? Dovresti ripresentare il Moonwatch. Per Pasquale? No. Ah, per un altro signore? Sì. Tanto ringrazio Pasquale. Ma 398 euro, cosa devo dire? Che vola? Che balla. Scusa, tutta questa storia, neanche sul Daytona, che cosa 50.000 l'ho fatta? Ma scusami. No, a tre... Guarda, ti dico la verità, ce ne fossero ancora 20, 10, 8, è chiaro che ci rimango qui. È uguale. Perché devo accontentare, devo trovare 5, 8, 10 signori. Ma quando me ne rimane uno, che rimane qui, o che viene confermato, è lo stesso. Se non è confermato oggi, verrà confermato domani. A 300... Io avevo 398 euro. Non 3.900. Lo so, tu sei ricco. Io non c'ho manco un centesimo. Ma voglio dire, a 3,98, se mi metto qui ad insistere facendolo... Dicendo come un orologio che vola, poi che facciamo sul Daytona? Diciamo che... dai. Che cosa? Moonwatch, grazie. Sì, mandami il Moonwatch senza di me. Mandami il Moonwatch Legendary senza di me. Lo vediamo dal vivo, grazie. Sì, l'orologio è qui, eh? Sì. Però qua vedi, si vede comunque quello che c'è nella scatola. Non è soltanto l'orologio. Sì, c'è la medaglia, esatto. Il doppio cinturino, il monocolo. L'orologio poi chiaramente qui dal vivo. Non è soltanto una foto. Legendary Edition, 42 mm, perfettissimo. Togli il Perseo. Perfettissimo. No, non insisto, guarda, con l'amico. A 5.800, amico mio. Non devo né insistere con lei, né insistere per l'orologio che ho tra le mani. Perché sai, scusami Gian, fosse questo, e sai, qui devo trovare un signore che ama l'orologio tutto d'oro, non è facile. È vero che lo stiamo dando praticamente a peso, però sai, non è che a tutti piace l'orologio tutto d'oro, giusto? Qua il discorso è diverso. A 5.800, amico mio, io non devo stare qui a insistere con lei, che ringrazio, ha chiamato Gianfranco, ha discusso di eventuali pagamenti, ma lo deve anche confermare l'orologio, anche perché il Moonwatch non è che cambia, non è che rivedendolo cambia qualcosa, è l'orologio insieme al Dayjust, insieme, ora ci mettere anche il reverso, più riconoscibile al mondo. 5.800 euro. Lublò. E che ti devo dire, Gianni? Beh, domani è sabato, giusto? Domani torna Angelo a fare rubrica. Tu vedrai quante persone chiameranno domani su Lublò, se Lublò rimane ancora disponibile, se non viene confermato né fino alle 20 né durante la replica. Perché non esiste, chiedo scusa, comprare oggi un Lublò nuovo, il Classic Fusion, e avere anche uno sconto, signori, di 1.150 euro. Non 150 euro, 1.150, da 7.600 listino ufficiale del Hublot Classic Fusion 45 mm, lo prenoti nuovo, il nuovo di così si muore, 6.450, da 7.600, 6.450, pagandolo sempre se vuoi anche con 132 euro al mese. Ti dico che gli orologi più facili di oggi sono questo. Sono questo. Sono due. Dov'è il Dayjust 2?
Il Date Jazz 2 per il prezzo, signori, perché 10.650 forse lo compri con lunetta liscia, non con la ghiera oro bianco, 10.650, e poi sicuramente questo. Il Black Bay di Tudor, il ghiera Bordeaux, nuovo, a 3.710 euro. Quattro grandi orologi da prendere, signori. Vedrai che questi orologi non passano il weekend. Fate voi, signori, scegliete quello che vi piace, fatevelo mettere da parte. Il consiglio è sempre quello, di bloccare, perché a dire no c'è sempre tempo. Io guardo di mio, siccome ho ancora un po' di tempo, vorrei farvi vedere sia l'orologio da donna, il Cartier, il Cartier acciaio oro, il Mas de Cartier, ti posso ringraziare? Rivedere il Perseo? Sì, 1500 euro per questo Cartier, 1500. Confermato il Moonwatch. Il Moonwatch è confermato e ringrazio Jonathan, grazie. E questo è Perseo per l'altro signore. Non è vero. Come dice lui? Tieni, Gianfranco. Mi dai l'ho sentito in mano che non era lui. Dai. Tu sei stato come hai detto? 398 euro. 398. Guarda, mi mancherebbe questo. Guarda, Gianfranco, tanto questo lo so. Richiama l'amico. Ah, è vero, se l'amico vuole ti richiama, non c'è problema. Hai ragione, hai ragione. Non chiamiamo nessuno per il Daytona, figuriamoci per il Perseo. Eh sì, eh. A 3,98, amico mio, se vuole mi può richiamare, ma velocemente anche, velocemente. Io so che ci sono dei signori, scusami Gianni, che stanno ancora telefonando per degli orologi, sempre magari di questo livello, alcuni Lorenz, alcuni Maserati, venduti tutti l'anno scorso, dicendo dopo quasi un anno, ho visto un anno fa un Lorenz fatto in questo... Non ricordatemi, gli orologi per fortuna... Li vendiamo, per fortuna. Eh sì, cioè se vendiamo i Rolex, figuriamoci questi. Dunque, su questo orologio vi dico, una volta che anche l'ultimo sarà confermato e venduto, ok? Questa azienda non potrà più ricomprarli, primo perché sono edizione limitata, e dunque sono finiti tutti proprio sul mercato, non può ricomprarli. E secondo, sono sicuro che se ti faccio vedere un'alternativa che costa uguale, non la prendi. Perché non è subacqueo a 200 metri, perché non è limited edition, perché non ha la bella scatola, magari non è automatico come al quarzo. Ecco perché ti dico 398 euro, se questo orologio ti piace, lo sto dicendo al signore che ha chiamato e che l'ha voluto rivedere, siccome è l'ultimo, dunque non posso dire ti aspetta, tanto la cassaforte è piena, ok? Siccome è l'ultimo, se lei mi chiama e lo conferma, bene, lo do a Gianfranco e non ne parliamo più. Se lei non mi chiama... Posso accontentare chiunque all'ascolto in questo momento, dalla Sicilia al Friuli, che vuole un orologio bello, dove spende poco, automatico e anche edizione limitata. Poi, una dimensione della cassa che sta veramente bene a tutti, anche i polsi piccoli come il mio. Scusami, alla fine il 41 mm è la misura del Submariner di oggi, giusto? 398 euro. Usavi Gianfranco, ma il Submariner, quello praticamente nuovo, poi che è successo là? Ma con tanti numeri che c'erano poi. $3,98, tengo qua. No, di Omega Speedmaster, poi signori mi arrivano. Io quasi quasi, guarda. Vieni, vieni.
Ma già un altro ce n'era un po' di tempo fa, così. Però l'altro era. Gianfranco, questo orologio a chi lo diamo? Secondo te? Questo. Scusa, tu hai risposto l'altro ieri quando c'era Angelo, giusto qui a fare la trasmissione. Secondo te, tra le tante chiamate che hai avuto su questo orologio, c'era qualche nostro cliente magari che è interessato? Quello è sicuro. Sicurissimo. E durante la replica invece? E beh, dopo mezzanotte ti immagini, per forza. Novecentosessantanove esemplari al mondo, signori. Per lo Speedmaster 50° anniversario l'Apollo 11. 14.990 euro. Va bene. Allora, questo lo posso mettere via, Gianni. L'abbiamo già. Gianfranco, io sul Hublot non so più che altro dire, ti dico la verità. È vero che lo stiamo proponendo, ma l'orologio è nuovo e così vi deve arrivare. Anzi, il bello di quell'orologio messo in quelle plastiche così è proprio il fatto che una volta che lo ricevi a casa, tagli, lo scarti tu, tagli la plastica lì, lo tiri fuori dall'astuccio là di plastica e te lo metti al polso. Sapendo di aver risparmiato anche su quello che è il listino, da 7.600, 6.450. Vedi, gli orologi di oggi sono gli Hublot, Audemars Piguet, chiaramente i Rolex, però io ho fatto vedere già l'Audemars Piguet, signori, 22.500, la posso anche capire. I Rolex, certo, a parte il Daytona, ne ho fatti vedere anche degli altri con prezzi più bassi, come il Datejust 2. Però questo signore nuovo da 7.600 a 6.450 mi sembra strano che nessuno ancora abbia chiamato. Un caro saluto e tanti complimenti dall'amico Giovanni Danucci. Oh carissimo, buon pomeriggio, grazie per aver chiamato. Che ho detto io? Buon pomeriggio. Ah, sono le 7:30 sera? È uguale, Gian. Fuori è buio, giusto? È buio dalle 4:30. Che brutta cosa l'inverno. Vieni, vieni, che andiamo a rivedere. L'altro ieri pensavo, ma è ancora un mese. Cioè, neanche un mese che l'inverno è cominciato, ce ne vogliono ancora due. Sì, a me quando arriva il 21 di marzo, ah, dico, è un'altra cosa adesso. Anche se sta piovendo quel giorno, dico, finalmente. Che facciamo di questo Hublot, signori, con lo sconto? No, ma quelli, non tanto quelli che abitano nei paesi scandinavi, quelli che devono dire, giustamente. No, mica tanto, eh. So che esistono delle finestre apposta che si fanno mettere come se entrasse la luce del sole naturale, perché poi c'è da impazzire, effettivamente, quando è sempre buio. 6.450, lo ritiro? Lo ritiro. E che devo fare, Gianni? Purtroppo. Ripeto, lo vedremo magari meglio domani. Lo farà sicuramente rivedere Angelo, non c'è problema. Ok? Allora, questo per adesso lo tengo da parte. Chissà che magari verso la fine, prima di chiudere, qualche signore mi chiama, lo vuole rivedere. Io invece, guarda, un altro bello orologio che all'inizio mi ha anche chiamato un amico, il signor Pippo, che ha voluto rivederlo. Però, è rimasto imprenotato, ma non c'è problema, lo faccio rivedere adesso. Il Bubble, edizione limitata, 88 esemplari mondo. Ma signori, 88 esemplari mondo, vuol dire pezzo unico alla fine. 88 esemplari al mondo, vuol dire un pezzo unico, perché sicuramente non troverai mai di fronte a te un signore che ce l'ha uguale, mai. 88. E il numero 67 su 88 è, vedete, la bravura di questa azienda. E aver trovato l'orologio e averlo trovato mai indossato. Cioè un signore che l'ha comprato chiaramente nell'anno di produzione del 2005, ok? Un orologio che vi dico, ne abbiamo già avuto altre edizioni speciali di Bubble, vero?
300 pezzi mondo, 200 pezzi mondo, vendute giustamente a 4.500, 4.800. Come può questo costare, signori, 3.000 euro? Ripeto, questa è una proposta che si è fatta insieme, per esempio, a quella del Panerai o insieme a quella del Breguet, che ho ancora. Si è fatta a Natale per augurare buon Natale a tutti e poi il prezzo si è mantenuto. Perché poi, sotto Natale, quando si è fatta quell'operazione su qualche orologio, diversi abbiamo già venduti. Ricordo per esempio il Corum, l'Admiral's Cup, ma altri orologi anche, che hanno dei prezzi particolari. E questo? Vedo che ogni volta qualcuno me lo chiede, me lo presenti, lo rivediamo, lo giriamo, l'orologio è nuovo. Dunque non puoi trovare delle imperfezioni. Ma a 3.000 euro il Bubble 88 pezzi mondo, vi dico, signori, provate a vedere se lo trovate. 88. Fallo vedere senza di me. Il Tudor. Era il Tudor, Gianfranco. Era il Black Bay con la ghiera Bordeaux. E questo orologio che costa 3.700. È anche l'unico che ho fatto vedere. Questo qui, 41 mm. È il classico Black Bay 41 che hanno fatto con la ghiera Bordeaux, con la ghiera blu, con la ghiera nera. Devo dire che quello con la ghiera Bordeaux è forse più particolare ed è quello che ha come testimonial proprio David Beckham. 3.710 euro. Qua puoi dire, ce l'ha David Beckham, non quelli che ti inventi tu. E chi è? Vabbè. 3.710, se l'amico vuole, è sicuramente questo l'orologio che ha visto prima a questo prezzo. No, il Perseo è disponibile, l'ha messo via, se l'amico vuole mi può richiamare. Signori, mezz'ora? Gianni? Sì. Una mezz'oretta ancora? Una mezz'oretta, ecco, per esempio, questo, signori, questo mi meraviglia. Poi, sarà forse il mio gusto personale. Io lo considero l'orologio da donna più bello avuto negli ultimi anni. Il Bulgari Snake. L'orologio è nuovo, signori. E vedi, prima ho detto di San Valentino, che tra un mese esatto. Anticipate i tempi, signori. Lo dico agli uomini che devono fare un regalo di classe alla propria compagna, alla moglie. Bellissimo Bulgari, con il bracciale tubo gas elastico, da 5.950 a 4.750 euro. È un grande orologio per una signora. Io più che un orologio, questo lo considero un gioiello. 4.750, il Bulgari, grazie. Poi da donna c'era anche il Cartier, è un orologio diverso, spendi molto meno. Però è full saluto, set, scusami, perfetto. Dalla signora Carmela. Grazie signora, grazie. Prego. Carmela, gentilissima. Cartier acciaio oro, 1.500 euro. 1.500 il Cartier, 4.750 per il Bulgari Snake. Lascia così, Gianni. Ma il Day Jazz 2, Gianni, tutta la vita. Sta ancora pensando? Amico mio, tutta la vita il Day Jazz 2. Questo, il 41 mm con la ghiera oro bianco. E dico, amico mio, l'altro è un bellissimo orologio, però questo ha il prezzo ed è un Rolex. E ci sono dei disturbi in studio. Ci fosse stato. Mamma mia, quante scarpe sarebbero volate. Ma mica solo per questo, per tante cose. Ghiera oro bianco, amico mio, mi chiami su questo. Senta un consiglio, 10.650 euro. Come diceva in quel film, ho visto cose che voi umani... Questo è Blade Runner.
10.650. Se vuole, è questo orologio secondo me che deve prendere. Poi, vuole l'altro, non c'è problema. Gianni, lascialo così. Signori, negli ultimi 25 minuti, io ringrazio i signori che stanno chiamando, almeno 20 minuti? 20 minuti. Io 25 ho detto. Io ringrazio chi sta chiamando, che sta discutendo con i miei colleghi per alcuni orologi, vedi questo. Vedi, per esempio, so che c'è una trattativa in corso, però non mi dicono ancora niente, per il Tudor con la ghiera rossa, e lì c'è poco da trattare, scusatemi. Qual è un orologio che, da quando ho fatto vedere, dall'inizio, qualcuno ha chiamato anche, e a 3710 è disponibile. Però possiamo andare a rivedere, se negli ultimi 20 minuti, qualche orologio che magari diverso da questi, che piace a voi più che a me, che può essere, ecco per esempio il reverso, possiamo andare a rivedere l'Audemars Piguet, possiamo andare a rivedere il Breguet, possiamo vedere il Panerai, possiamo vedere l'IVC, quello con la cassa oro che è molto elegante, possiamo andare a vedere i Maserati se magari dovete farvi un regalo, possiamo andare a presentare per esempio il Breitling Super Ocean 2 che oggi non l'ho fatto vedere, possiamo presentare, ecco, un Cartier nuovo, signori, il Calibre, che ha un grandissimo sconto, se volete lo possiamo presentare, o magari qualche orologio che avete visto l'altro ieri con Angelo, che io oggi non ho mostrato, io per esempio oggi non ho fatto vedere per niente un orologio importantissimo che è questo Panerai, il Submersible, e magari è questo quello che volete vedere. Non ho fatto vedere il Tag Heuer Carrera, non ho fatto vedere il Tudor Heritage Chrono, sono tanti orologi che oggi non ho mostrato, però ho sentito tanto interesse su alcuni modelli di orologi che io finora abbiamo mostrato. Due cose uguali proprio. Facciamo così, Gianfranco. Prima aspetto una richiesta da parte di un signore a casa, una qualsiasi, signori. Quella che volete voi, senza impegno, chiaramente. Almeno facciamo vedere 15 qualcosa. Minuti alla fine. Sono diminuiti, erano 20 minuti 3 secondi fa. Ora sono 15. Il tempo è tiranno. Il tempo è danaro. Va bene, se avete una richiesta va bene, altrimenti procediamo in modo diverso. Rivediamo il Datejust. Gianni, il Chroma Key che cos'era? Ah, l'Explorer 2. Me lo fai vedere un attimo? L'Explorer 2 nuovo, anzi lo voglio riprendere. L'ho fatto vedere pochissimo oggi. Sì, sta al freddo. Beh, l'orologio degli esploratori. Come viene chiamato questo? Il freccione. Il Polar, e ecco perché l'ha messo in mezzo alla neve, perché questo è il Polar. Eccolo qua, guarda, lo vediamo dal vivo intanto, perché ripeto, signore, è arrivato anche l'altro ieri, questo orologio, ne avevo anche dimenticato. Nuovo scatole garanzia. L'Explorer 2 Polar. Quindi abbiamo dedicato poco spazio, mi spiace questo orologio, così come poco spazio abbiamo dedicato al Day-Date, e che due orologi vedi completamente diversi, questo super sportivo e il Day-Date invece con la cassa oro bianco che è un orologio elegante. Chiaramente parliamo del 42 mm in questo caso. 14.150 euro. 14.150. Ora, visto che ci siamo, io quel Submarine con le plastiche lo voglio far rivedere. Insomma, io capisco anche un orologio che abbiamo già avuto tante altre volte, chiaramente mai a questo prezzo perché l'abbiamo sempre posto usato. È la prima volta che lo abbiamo non soltanto mai indossato, ma mai indossato con tutti gli stickers originali, con tutte le plastiche originali, la referenza 16610, signori, 19.300, certo,
è una cifra importante, perché lo stesso orologio chiaramente usato lo compri a 12,5. Però signori, questo ripeto è un orologio che sarebbe da comprare e non usare chiaramente, lasciare così con le plastiche, cioè comprarlo per un investimento. Ecco, vedi, questo è l'orologio, scusami Gianni, che un signore deve comprare per lasciarlo al figlio, in modo che lo lascia così nuovo con le plastiche. Signori, supponiamo che vostro figlio abbia 14 anni, ok, adesso, e glielo regalate magari o quando fa 18 anni, meglio di no, quando si laurea, giusto come premio per la laurea. È un orologio che tra 7 anni, se si laurea magari a 21 anni, 7 anni, varrà un patrimonio. Quanto non lo sa nessuno. Perché vedete, io qui ho il Daytona con la cassa oro bianco che propongo oggi a 50.000 euro. Gianfranco, qualche anno fa questo orologio a quanto si è venduto qui? Il Daytona con la cassa oro bianco. Ti ricordi quanti anni fa? Bene. Ora non dico con precisione l'anno preciso, ma credo sia il 2019, che vuol dire 2 anni e 1 mese fa. Questo orologio che oggi si vende a 50.000 euro, 2 anni fa è stato venduto a 24.000 euro. Cioè in 2 anni, sì, ha praticamente raddoppiato il suo valore, ma non costava 1.000. Dimmi con precisione, Gianfranco. Nel 2000? Nel 30 dicembre del 2018. Allora, 30 dicembre 2018, un signore se l'è regalato praticamente a fine anno, pagandolo 24.500. 30 dicembre 2018. È passato il 20, il 21, il 19, 20, 21. Dopo 3 anni e 1 mese, questo orologio, questo il Daytona, si vende al doppio. Ok? Vuol dire che chi l'ha comprato il 30 dicembre 2018? Sì. Oggi ha una plusvalenza, non dopo 30 anni, dopo 3 anni, di 25.000 euro. Si può comprare una bellissima macchina con 25.000 euro, non facendo niente, giusto? Il 100% di ricarico, di plusvalenza. Ora, signori, come detto poc'anzi, sui Rolex nessuno sa di quanto possono aumentare. Ma è chiaro che un orologio come questo, con questa referenza e con le plastiche, lo sto dicendo, se oggi lo compri e hai un figlio di 14 anni e quando si laurea, non quando fa 18 anni, quando si laurea, per premio gli regali questo Rolex con le plastiche, signori, avrà un valore tra le mani, poi ne farà quello che vuole, se lo rivenderà magari e si comprerà la macchina, si comprerà quello che vuole, giusto? Però sicuramente sarà più contento di ricevere questo come regalo, giusto? Che magari un qualcosa che non gli fa neanche piacere. Però sicuramente tra 7 anni potrei dire che ho regalato a mio figlio un qualcosa che magari potrebbe valerne 35, 37, pagandola oggi 19,3. Ecco perché questo credo sia l'orologio sul quale chi lo andrà a comprare, chi lo confermerà, credo che lo rimetterà in cassaforte magari dove era. Non lo indosserà, poi fanne quello che vuoi, eh. Puoi togliere le plastiche e te lo metti al polso, sei libero di sei libero di fare quello che vuoi dell'orologio che compri, giusto? 19.003. Va bene, Gianfranco. C'è qualche interesse? Niente, due orologi completamente diversi. Togli me. Ripetiamo il blu. È confermato? No. E allora Gianfranco, io lo faccio vedere l'Hublot, ma lo faccio vedere... Gianfranco, io sull'Hublot, vedi? Io sull'Hublot, da quando è arrivato, credo che questa sia la quarta, quinta volta che lo sto facendo rivedere. No, il quadrante non è nero, perché quello che si vede alle mie spalle, quella foto che abbiamo messo, è di un quadrante nero. Il quadrante è grigio e argentè.
Sì, è più un grigio canna di fucile. È un bellissimo hublot, signori. È un orologio, ripeto, arrivato oggi, me l'hanno portato durante la rubrica, e dunque l'orologio è inedito per tanti. Suggeriscono Fumo di Londra, come il film di Sordi? Vabbè. Misura 45 mm. Tutto nuovo, è più nuovo di così, signori. È sottovuoto praticamente, e infatti così deve rimanere. È sottovuoto. Da 7.600, attenzione però, da 7.600, signori, lo stiamo proponendo inedito già con lo sconto. A 6.450, da 7.600, 6.450 euro. Vedi che bello. Hublot Classic Fusion, nuovo. Signori, vedete? Io su questo orologio è arrivato qui credo un'ora e mezza fa circa, forse anche meno. L'ho fatto vedere già 4-5 volte sperando che ogni volta ritrovare magari un signore che non l'aveva visto prima, che si era appena sintonizzato. Perché quando si hanno orologi come questi, nuovi, e si ha anche lo sconto, non ripeto di 300 euro, ma di 1150 euro, perché chiedo, Hublot non fa sconti, signori. Vuol dire che questi sono Hublot che si vendono. I Classic Fusion e i Big Bang sono gli orologi dei VIP, dei calciatori. Perché deve fare lo sconto la Hublot? Qui ce l'hai nuovo, risparmi subito 1150 euro. Però, ripeto, sì, ho sentito qualche domanda anche adesso dal signore che lo vuole rivedere. Ma amico mio, l'orologio le piace? Credo di sì, si è chiamato, vuol dire che le piace. Lo sconto c'è, sì. E anche tanto, perché 1150 euro su 7600 su questo orologio sono un bello sconto. Può pagarlo se vuole con 132? Sì, 132 euro mensili. Non credo sia una rata che toglie il sonno. Perché vedete, noi facciamo il rateale, se volete, anche su 30.000 euro. Però 30.000, Gianfranco, è una rata di 600 euro, credo. O forse anche di più. Voglio dire, per fare una rata di 600 euro, devi avere... Quanto? 650? Uno stipendio che ti permette anche di fare, come? Di fare una rata di 650 euro, giusto? Su questo no, voglio dire, anche un, chi vive di stipendio, Gianfranco, come diceva il buon Franco, un operaio, un signore che onestamente si guadagna i soldi, può pagarsi questo orologio con 132 euro mensili. Se riesci, come dire, a fare quel sacrificio e ti piace l'orologio, ti aspetti a bloccarlo. Mi piace per la visione, perché poi visto così, però, signori, più nuovo di così, Da 7.600, l'Hublot 6.450. Fallo rivedere un attimo. Classic Fusion, nuovo. 45 mm, sì, col cinturino in pelle. 6.450. L'altro orologio che almeno a me personalmente piace, poi magari in questo momento potrei essere soltanto io, A lei, rivediamolo, è il reverso. È lo Jaeger LeCoultre reverso. Questo, signore, è un orologio serio. Ma io, guarda, ti dico, non avevo mai creduto, Gianfranco, ti dico la verità, che questo orologio rimanesse imprenotato. Il dual time, signori, il dual time, il double face, nuovo poi, perché il reverso noi qualche volta usato l'abbiamo anche avuto, però non il dual time, quello con un solo quadrante. Oggi ha il dual time nuovo, a 8.400, però non va bene, sembra. Ti dico che non va bene in questo momento, altrimenti sarebbe già stato confermato, anche perché è nuovo con lo sconto di 1.000 euro. 8.400. Grazie Gianni, ed ecco il reverso. Guarda, ti vuoi accontentare Gianfranco? Dammi la scatola.
E vedi, l'altro orologio molto facile, però vedi, il Tudor Black Bay con la ghiera rossa. Tu vedrai, domani sabato, può anche essere che io vengo qui ad aiutare Angelo al centralino e mi dicono che è stato confermato durante la replica. Perché vedi, è l'orologio più facile tra quelli fatti vedere insieme al Moonwatch che avete già confermato. 3.710 euro. Con un pagamento rateale parliamo di 75 euro mensili, signori. Black Bay. Nuovo. Va bene? Ok, basta così Gianni. Possiamo togliere tutto per adesso? Quant'è? 8 minuti? Sì. Bene. Dammi l'orologio, per favore. È qua? Ok. Signori, io mi sto avviando verso la chiusura. Adesso mancano 7-8 minuti. Abbiamo, credo, visto una marea di orologi oggi. Abbiamo mantenuto il livello molto, molto alto. Non siamo mai scesi sotto i 3.000, a parte forse il Cartier da donna 1.500 e i Maserati che erano richiesti dal signor Silvio. Però vi dico che io ho anche fatto vedere un orologio che costa anche meno del Cartier, dove grazie a questo orologio abbiamo conosciuto negli ultimi due mesi tanti signori, tanti clienti nuovi, che a parte poi comprare l'orologio, hanno in tanti richiamato per dire: guarda, l'ho pagato poco, ma è un bel orologio, sono contento, vi faccio i complimenti. E qualche signore tra questi ha anche richiamato dopo un mesetto, perché ci ha messo alla prova con quell'orologio e ha comprato qualcosa di più importante. Ora, scusatemi, io forse ho commesso un errore oggi. Quello di dire la verità, quello di dire che questo orologio è l'ultimo che mi è rimasto. Perché questo è un orologio che era già stato venduto, prenotato, perché erano 50 due mesi fa, da 50 e poi 40 e poi 25 e poi 30. Praticamente l'ultima volta che li avevo erano tre, tutte e tre confermati, però di questi tre un signore ha deciso di cambiare l'orologio chiamando la sera, e ha preso due Maserati a posto di prendere il Perseo. E questo Perseo si è reso disponibile. Ora, signori, vedete, ne avessi ancora 50, magari, 40, magari, 30, magari, 10, magari, è chiaro che ci devo stare qualche minuto, perché devo trovare 10 signori interessati. Ma quando l'orologio è l'ultimo, ed è bello, perché, scusami Gianni, vediamo l'orologio più che la mia faccia, perché l'orologio poi, voglio dire, è un omaggio al Submariner, signori. Con gli stessi indici, con lancetta Mercedes, come vedi sta marciando e a carica automatica, giusto? Il datario con lente magnificatrice, è un orologio diver, Gianni, è subacqueo a 200 metri, misura 41 mm, è tutto in acciaio. Prima ho anche fatto vedere la chiusura che ha la lock di sicurezza, ma ti permette anche di allungare ancora di più il bracciale se hai bisogno appunto di metterlo sulla muta, giusto? Di qua, va bene? Dunque un orologio, signori, professionale diver. Anzi, visto che ci siamo, visto che l'ho aperto, possiamo sicuramente vedere meglio quello che è il fondello. Vedi, Perseo Macalè con il sommergibile, l'incisione del sommergibile. Subacqueo a 200 metri, la tiratura limitata soltanto 300 esemplari, ma il tutto poi, devo dire, è fatto molto bene dalla Perseo, che realizza una bella scatola, perché questo è stato anche un orologio fonte di tante idee regalo, perché qualcuno ne ha presi anche due, ne ha presi tre per regalarli. Questa è la controscatola. All'interno c'è una bellissima scatola in legno, rivestita in pelle, vedi, pelle martellata. All'interno della scatola c'è la brochure con tutta la storia del Macalè, del sommergibile,
qua gli puoi mettere eventualmente nome e cognome e tiratura, magari nome e cognome della persona a cui vuoi regalare l'orologio, se vuoi, giusto? Guardatemi, signori, tutto questo discorso, scatola contro scatola, storia del Macalè, eccetera, eccetera. Tutto questo per chiedere, signori, 398 euro. 398 euro. Ecco perché dico all'ultimo signore che può essere interessato a questo orologio, non aspettare domani, dopodomani, perché una volta ce n'erano appunto prima 50, poi 40, poi 20, poi 25, poi 8, poi 5, poi 3, poi erano finiti e ora questo è tornato per un cambio. A 398 euro, ora se trovo l'orologio lo vediamo per l'ultima volta, sì, se sei interessato mi chiami adesso, lasci i dati, l'orologio verrà spedito, credo, o domani che è sabato, o lunedì, comunque martedì lo ricevete già. Gianni, lo cerco, dai, vediamo solo la scatola per adesso, perché mi devo girare e rigirare per trovare l'orologio. No, in tasca no, sono sicuro. È stato confermato forse ed è partito? Ah, era in diretta la scatola? E che sta a fare la scatola in diretta? Mi sono preso l'orologio? Tutta questa storia per 398 euro. Adesso guarda. Ora lo metto via. Ecco, adesso l'ho trovato. Adesso l'ho trovato. Vieni sull'orologio. Vieni, vieni. No, al polso no, era lì. 398 euro. Ma ti dico Gianfranco, vedi? No, io adesso lo tolgo proprio. Lo tolgo. Lo rimetti in cassaforte, poi domani se ci sarà tempo lo farà vedere sicuramente anche Angelo, perché... E lo so Gianfranco, ma tu ce l'avevi comunque tra le mani, te la sei persa in qualche modo? Sì, come no? Signori, vedete, io devo chiudere la rubrica, la sto chiudendo su un orologio da 400 euro, anziché chiuderla su qualcosa magari che costa di più. Ma vedete, questo è un orologio che vi dico... rispetto ad altri che magari abbiamo sempre, che costano poco, ha qualcosina in più. Anzi, devo dire che ha tanto di più. Non è soltanto la scatola, la controscatola, eccetera, eccetera. È un orologio che è subacqueo a 200 metri, prima di tutto. Graficamente, a chi non piace il Submariner, e questo è un omaggio al Submariner. La misura non è né piccola, né quelle misure, tipo, che ne so, quei diver da 50 mm, no, è 41 mm. È automatico, lo paghi veramente meno di niente, anche perché poi di per sé, oh signore, ne abbiamo già avuti degli altri modelli che avete comprato a 650-700 euro. Come può questo costare 398 euro e rimanere disponibile? Però se volete il prezzo, va bene, è possibile confermarlo. Se invece volete confermare, signori, magari quel reverso, magari quell'Hublot, stupendo, un Rolex tipo il Dejazz 2, che è un orologio che ha anche il prezzo, il Panerai, chiamate adesso, siamo ancora operativi, parlate con chi vi risponde, con Gianni, con Manuele, con Gianfranco, e bloccate l'orologio che vi interessa, dal Perseo che costa niente, fino ad arrivare ai pezzi più importanti. Domani torna Angelo dalle 17 sempre fino alle 20. Io sarò a centralino, dunque è possibile parlare insieme. Vi dico come al solito di seguire anche attraverso Sky o attraverso YouTube o Facebook la nostra replica, perché è possibile magari rivedere dall'inizio la rubrica e chiaramente chiamare per le conferme, altrimenti domani saremo ancora in diretta. Grazie ancora e vi auguro una buona serata. Grazie di tutto. We'll be right back.